Allora, ringrazio tutti i nostri oratori che hanno accettato il nostro invito e ringrazio il pubblico per essere connesso qui con noi. Do la parola a Davide Romano che gentilmente ha accettato di introdurre la serata e di fare da moderatore. Grazie Davide. Grazie a te Paola, buonasera a tutti. Questa sera il titolo della serata sarà l'attentato alla Sinagoga di Roma e le responsabilità dello Stato. È un evento organizzato dalla comunità ebraica di Milano insieme anche alla comunità ebraica di Roma ed è un tema che è stato molto poco conosciuto, diciamo, molto poco ricordato soprattutto dagli italiani, dai media, dalle ricorrenze anche annuali, perché è sempre stato un attentato che ha avuto poca pubblicità. Oggi ne vogliamo parlare proprio per capirne le ragioni, poiché è un attentato molto particolare, perché si pone esattamente un punto di contatto tra antisemitismo e antisionismo. È un po' come per certi versi anche la Brigata Ebraica. E insieme alla Brigata Ebraica, l'attentato alla Sinagoga di Roma ha posto in grave contraddizione chi sostiene che antisemitismo e antisionismo siano due cose diverse. Purtroppo, noi ebrei italiani, europei, occidentali, lo vediamo, e orientali soprattutto, lo vediamo ogni giorno come sono esattamente la stessa identica cosa. L'antisionismo non esiste senza l'antisemitismo e viceversa. Purtroppo ce lo ricordano continuamente anche gli attentati che hanno subito gli ebrei francesi o in Belgio, comunque in Europa e in Medio Oriente. C'è un filo rosso che lega tutto, un filo rosso che cerca anche di chi vuole dimenticare, perché non dimentichiamo che oggi Stefano Gaytaché viene ricordato tra le vittime del terrorismo, ma dopo 30 anni dall'attentato, e non dimentichiamo che ancora oggi si fa fatica a ricordare in Italia anche l'attentato di Fiumicino, l'attentato dell'Achille Lauro, dove appunto l'unico ucciso fu Leo Klinghoffer, che casualmente era ebreo e fu ucciso da un gruppo terroristico palestinese, così come l'attentato di Fiumicino dell'85 fu perpetrato da un gruppo palestinese. Quindi è un attentato che ha molte, questo della Sinagoga di Roma è un attentato che ha molte sfaccettature, va analizzato profondamente perché ci sono responsabilità della cultura dell'epoca, ne parleremo, della cultura anche di oggi, ci sono convenienze, lo Stato non ha fatto proprio tutto il suo dovere e l'approfondiremo soprattutto a partire dal primo intervento. Adesso faremo i tre saluti istituzionali, ma poi sentiremo subito l'intervento di Giulio Terzi di Sant'Agata, che tra l'altro è diplomatico di carriera, ma è stato anche ex ministro degli esteri, e come vedremo dirà cose molto importanti e molto pesanti. Ma comincerei con i saluti istituzionali, quindi inviterei prima di tutto Ilan Boni, che è vicepresidente della Comunità Ebraica di Milano, appunto a portare il suo saluto. Buonasera a tutti. Devo dire che i miei ricordi dell'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma sono abbastanza vaghi. Quello che però ricordo nitidamente è una brutta sensazione che percepivo, un clima di forte ostilità, un clima teso, pesante, nonostante avessi solo 5 anni. Ricordo che spesso veniva accostato l'aggettivo pericoloso a sinagoga oppure a guastalla, che era il nome della sinagoga dove andavo a pregare con la mia famiglia. Ricordo di un clima, sì, di forte ostilità nei confronti di tutti gli ebrei. Solo dopo ho scoperto che era come un riflesso, era una conseguenza dell'odio verso lo Stato di Israele. Spesso chiedevo ai miei genitori: perché tutto quest'odio verso di noi? Cosa abbiamo fatto di male? E soprattutto chiedevo loro: perché nessuno
ci difende? Perché nessuno prende le nostre difese? La risposta me la diede mio nonno Zichrono Livracha qualche anno dopo, comunque un bel po' di tempo fa, ed è una risposta tristemente ancora valida. Mio nonno mi disse che gli unici che veramente possono difenderci siamo noi stessi, solo noi stessi. Purtroppo ce ne siamo accorti troppo tardi, e quel triste giorno dell'ottobre del 1982, fra l'altro era Shabbat, fra l'altro era Shemini Atzeret, che è la festività ebraica dove si benedicono i bambini, un povero bambino, Stefano Taché, Zichrono Livracha, venne ucciso, e tanti altri ragazzi che oggi sono uomini, grazie a Dio, hanno scampato l'attentato, alcuni dei quali credo anche siano collegati, si portano dietro le conseguenze di questo terribile atto. Vorrei concludere con una frase che è stata scritta ed è stata lasciata sopra un cartoncino, appoggiata a una grata, il pomeriggio del giorno dell'attentato, assieme a tanti fiori e alle corone. C'era questo cartoncino che recitava così: la storia ci ha costretti ad affrontare una dura battaglia, ma finché saremo custodi della verità, della giustizia e della libertà, noi continueremo a vivere. Grazie mille. Grazie mille, Ilan. Passo subito la parola alla Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Ruth, ci senti? Sei muta, eh? Vedo che sei muta, quindi se stai parlando non ti sentiamo. Sei ancora muta? Scusa, ma non rivedo, non vedo più Ruth. No, io la vedo, ma vedo che c'è il microfonino spento. Un attimo, eh? Ecco, adesso puoi ridarti il volume, ecco. Ruth. Prego, Ruth. Eccomi. Buonasera, sì, grazie. Non riuscivo a mutare perché era compito di Paola. Grazie per questa occasione di incontrarci, di ragionare, di continuare a riflettere su fatti accaduti tanti anni fa, ma che ancora sono una ferita fortemente aperta nell'identità ebraica romana e non solo. E voglio innanzitutto quindi ringraziare la comunità ebraica di Milano e tutti voi per l'occasione che ci date di condividere e confrontare non soltanto i sentimenti di allora, ma soprattutto ancora le risposte che non giungono oggi e che sono motivo di grande preoccupazione da una parte, ma anche di grande passione e veemenza con la quale quotidianamente ci rapportiamo con le istituzioni. Un saluto affettuoso a Rav Arbib, e con il suo permesso voglio ricordare sommariamente quei giorni terribili, come ha fatto chi mi ha preceduto, che erano accompagnati da un clima sostanziale di non solo di pericolo, una percezione reale di paura, un sentimento di consapevolezza da parte degli ebrei romani che qualcosa sarebbe accaduto. Lo abbiamo certamente chiaro non soltanto nelle testimonianze come me e come tanti altri che quei giorni li vivevano nelle scuole, al lavoro, nella vita quotidiana, ma anche nelle lettere, nelle missive che venivano puntualmente mandate al Ministero degli Interni chiedendo che le istituzioni ebraiche fossero presidiate e rese più sicure. Un presidio che quel sabato mattina, quel giorno nefasto di Shemini Atzeret, non ci fu. Un presagio che era anche stato anticipato da alcuni che avevano visto presenti nel quartiere personaggi certamente non raccomandabili, delle quali si richiedeva un'identificazione. Un presagio che veniva anche dal recente attentato che aveva anticipato quello di Roma proprio a Milano qualche tempo
prima, e dalle manifestazioni dei sindacati, dalle modalità con cui la politica si rivolgeva nei confronti di Israele e degli ebrei, perché il sillogismo Israele ed ebrei e la percezione dell'ebreo, anche dell'ebreo italiano come straniero, era ed è tuttora per certi versi uno dei motivi maggiori dell'odio antiebraico. In quella analogia, dicotomia e pregiudizio ormai eviscerato che l'antisionismo è antisemitismo. Noi l'abbiamo toccato con mano e l'abbiamo toccato nella forma più violenta e virulenta, e l'abbiamo toccato, e da quel momento in poi abbiamo assunto però un'identità nuova e diversa. Un'identità nuova e diversa che lo stesso Bruno Zevi, in un memorabile discorso in Campidoglio, ricordò a tutti. Quello per il quale non esiste antisionismo di tipo filosemita. Non esiste, non c'è la possibilità che ci sia. E in quella nuova identità, che è diventata per noi tutti un monito, un modo di rappresentarci, una forza anche nel confrontarci con le istituzioni, abbiamo riunito le nostre forze, perché come diceva Ilan, non abbiamo permesso poi di delegare più a nessuno la nostra sicurezza, la nostra protezione, consapevole che sì, c'è stato un atteggiamento diverso da parte delle forze dell'ordine, di tutto l'apparato dello Stato, che ha compreso che c'era un tema di sicurezza evidente, ne sono testimonianza ovviamente i presidi davanti alle nostre istituzioni anche oggi, ma che per ottenere verità e giustizia, quella verità e giustizia di cui si parlava in quel volantino, ancora dopo 40 anni non si hanno le risposte. Ora, quello che noi abbiamo denunciato anche attraverso le pagine di Shalom, con un'attività di recupero del materiale documentale che, devo dire, fin dal mio insediamento ho inteso riprendere in mano, perché manca un archivio completo nostro di tutta quella documentazione, e l'ho affidato ad avvocati esperti nonché a consulenti d'archivio, è qualcosa che ancora rimane fosco e poco chiaro. È qualcosa di fronte al quale ancora ci interroghiamo. E ci è voluto il presidente Mattarella per ricordare agli italiani che Stefano Taché non era solo un bambino ebreo, ma era un bambino italiano. Così come italiani erano le oltre 40 vittime feriti, ebrei e non ebrei, e voglio ricordarlo, in quella sabato mattina si trovarono sotto la pioggia di granate di odiatori che volevano cancellare il diritto di Israele ad esistere e con esso il diritto di esistere di ciascun ebreo nella diaspora. Ecco, dinanzi a questo oggi ci sono presidi importanti, c'è una definizione dell'AIRA che riconosce questi punti fermi, ci sono ancora la forza della nostra istituzione, il coraggio e l'identità attraverso la quale ci rappresentiamo. Quindi grazie per questa opportunità, sperando che, come mi hanno risposto giorni fa i rappresentanti autorevoli delle istituzioni, il desiderio di verità non sia soltanto una nostra esigenza, ma l'esigenza di un paese che si riconosce nella democrazia che noi tutti abbiamo profondamente voluto. Grazie. Grazie mille a Rubio Reghello, ripeto, presidente della comunità ebraica di Roma. Abbiamo sentito i Lamboli da Milano. A questo punto passerei la parola a Rav Arbib, che è rabbino capo di Milano, ma è anche presidente dell'ARI, quindi dell'Assemblea Rabbinica Italiana, ed è uno metà da Roma Milano, perché è cresciuto a Roma, sta a Milano da un po' di tempo, quindi ha sicuramente la visione di insieme e anche testimone di quanto è accaduto, testimone di quei tempi. Prego, Rav Arbib. Okay. Beh, intanto per cominciare, purtroppo non sono nella situazione di Ilan, che ha ricordi vaghi, per età ho ricordi non vaghi per niente, però credo di ricordare minuto per minuto quei giorni, credo che potrei fare una cronaca minuto per minuto, ed è stata, come ha detto Ruth, sono stati giorni allucinanti, e questo è un po' difficile da trasmettere. È una delle cose che dico sempre, che è vero, siamo in presenza di una rinascita dell'antisemitismo, però l'antisemitismo come l'ho vissuto nell'82, sinceramente non lo sto vivendo adesso, Baruch Hashem che non lo sto vivendo adesso, però quello che ho vissuto nell'82 è diverso, quello che abbiamo vissuto noi, chiaramente, che siamo una generazione che ha vissuto
dopo la guerra, dopo la Shoah, dopo l'allucinante antisemitismo. Però diciamo, quello è per me il momento. Ancora oggi culminante, spero che rimanga culminante per tutta la mia vita, per tutta la vita delle generazioni future. Volevo soltanto citare, fra le tantissime cose che si potrebbero citare, un articolo che comparve su Repubblica di Rosellina Balbi, che se non ricordo male è capo redattrice culturale di Repubblica, che scrisse tra l'altro, dopo l'attentato, un libro sul sionismo, Repubblica, che fu una protagonista negativa e terribile di quell'anno, di quegli anni, di quel momento, che portò avanti una campagna anti-israeliana che sfociò nell'antisemitismo molto pesante. La Balbi scrisse un articolo che si intitolava Davide discolpati. Questo era l'articolo di Rosalina Balbi. E credo che in quell'articolo ci fosse una sintesi di qualcosa, non di tutto, perché non è tutto in realtà. Cioè, ci sono state tante cose in quella storia lì, ma credo che ci sia una sintesi di qualcosa che continua ad esserci. È il fatto, cioè, che noi veniamo messi sul banco degli imputati e veniamo messi nella condizione psicologica che è difficilissima da gestire per chiunque, di doverci discolpare, di dover dire non è andata così, non è andata esattamente così. Ecco, io credo che per una delle cose che dobbiamo imparare da quell'anno è che in questa condizione non dobbiamo metterci. Noi siamo stati messi nella condizione di essere noi gli assassini. Eravamo noi quelli che dovevamo dimostrare di non essere degli assassini. Attenzione, quando dico noi, non faccio assolutamente distinzione fra israeliani ed ebrei, per un motivo molto semplice, che in quel momento questa distinzione non c'era. Non c'era, ed era molto evidente che non c'era. La distinzione non c'era. Ci fu un articolo di Eugenio Scalfari che disse più o meno la stessa cosa, che non distingueva in realtà, cioè sì, invitava gli ebrei a prendere le distanze da Israele, però gli ebrei dovevano prendere le distanze, dovevano dimostrare di essere con l'anima pura rispetto ai cattivissimi ebrei israeliani. Ecco, credo che questo sia uno degli elementi. E questo elemento credo che non dobbiamo dimenticarci. È vero, c'è stata una svolta, è vero che da quel momento in poi noi siamo cambiati. Siamo cambiati e non abbiamo perso un bel po' di illusioni, tanto per cominciare. Questo non è bello, perché ogni tanto un po' di illusioni fanno bene, però abbiamo perso un bel po' di illusioni e abbiamo anche imparato che dobbiamo in qualche modo tentare di bastare a noi stessi e non contare troppo su amici o finti amici, e di finti amici ne abbiamo visti tanti nella nostra storia, e di finti amici che improvvisamente cambiavano posizione, okay, ne abbiamo visti tanti. In realtà poi è una storia antica quella dei finti amici. Mi ricordo soltanto un famosissimo midrash sul faraone che perseguita gli ebrei in Egitto, e c'è una discussione fra Rav e Shmuel se il faraone sia un nuovo faraone o se sia lo stesso faraone. Ecco, di faraoni che hanno cambiato idea ne abbiamo visti tanti e continuiamo a vederne. Dobbiamo imparare a non cadere in quella trappola, dobbiamo imparare a capire che ci fa molto piacere avere degli amici, nella maniera più assoluta ci fa molto piacere, abbiamo bisogno di amici, ma dobbiamo anche capire che ogni tanto c'è qualche trappola in alcune amicizie. Grazie Rav Rabib, e a questo punto, se Paola è pronta tecnicamente, manderei in onda il saluto di Giulio Terzi di Sant'Agata, che ricordo è un diplomatico di carriera, ma soprattutto è stato anche ministro degli esteri col governo Monti, e quindi le sue parole, è una persona che pesa le parole, vanno ascoltate davvero, vanno ascoltate davvero tutte e pesate per quello che sono, e spero che facciano anche notizia. Grazie Paolo, se puoi mandarlo. Certo. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare vivamente il presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Ben Gnagi,
per l'invito a questo importante dibattito e desidero esprimere le più vive congratulazioni al Rabbino Capo di Milano, Rav Alfonso Arbib, alla Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Congratulazioni per la decisione di commemorare la memoria del piccolo Stefano Gaeta Ichè, commemorarla nel modo più doveroso, nel modo più onesto e consapevole dell'immenso dolore provocato dalla sua terribile scomparsa a causa di un orrendo atto di terrorismo mai adeguatamente perseguito e mai adeguatamente chiarito. Sono trascorsi 40 anni e quella sanguinosa ferita resta aperta, perché non è stata ancora resa giustizia ai suoi cari, alla sua comunità e a tutti noi italiani. Una vera giustizia per questo orrendo crimine esige che si squarci finalmente la fitta coltre che ha nascosto sinora la verità. Esige che si espongano le politiche e gli interessi che hanno direttamente o indirettamente generato quella tragedia. Rendere giustizia a piccolo Stefano e ai suoi familiari, alle comunità ebraiche e a tutti gli italiani, esige che la memoria di Stefano Gaeta Ichè consenta finalmente di conoscere tutta la verità. Sono diversi gli organi di informazione come Riformista, Mosaico, La Repubblica che hanno riportato da pochi giorni sotto i riflettori inquietanti fatti e pesanti interrogativi sintetizzati nell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Fiano. E torna così di estrema attualità, e dico estrema perché è inaccettabile l'atteggiamento distratto e indifferente di settori rilevanti del mondo politico italiano ed europeo nei confronti dell'antisemitismo, dell'antisionismo e del terrorismo jihadista. Torna di estrema attualità, dicevo, il J'accuse, lanciato il 3 ottobre 2008 da Presidente Cossiga nell'intervista Yedioth Ahronoth, e cito le frasi di Francesco Cossiga. Disse Cossiga: in cambio di una mano libera in Italia, i palestinesi hanno assicurato la sicurezza del nostro Stato e di obiettivi italiani al di fuori del paese da attentati terroristici. E fin tanto che tali obiettivi non collaboravano con il sionismo e con lo Stato di Israele, questa sicurezza è stata assicurata dai movimenti palestinesi. Vi abbiamo venduto, ha ammonito Cossiga, ha accusato Cossiga in quel 3 ottobre 2008, rivolgendosi a tutti gli ebrei italiani, ma probabilmente non a loro soltanto. E su questo una prima considerazione sulla doverosa ricerca della verità dei fatti del 9 ottobre 1982 riguarda proprio i documenti recuperati dal Riformista all'Archivio di Stato. Credo vi sia ora una nuova e concreta opportunità di andare ben più a fondo su questa, così come su altre e dolorose vicende di terrorismo e di stragi che sono avvenute negli ultimi 40 anni. Infatti, senatore Gianni Marilotti, tra le cui competenze parlamentari si trova la disponibilità dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato, sta dimostrando una grande sensibilità e una grande attenzione per questa materia. E ai sensi delle normative vigenti, credo che vi sia ora una accresciuta possibilità di studiare documenti, di conoscere questi documenti, che avrebbero già da molto tempo dovuto essere resi disponibili a studiosi, giornalisti e in primis alla conoscenza di cittadini italiani e stranieri legittimamente interessati a conoscere la verità sui crimini che hanno provocato tante vittime e traumi così irreparabili. La seconda considerazione che vorrei fare riguarda l'ostinazione di settori rilevanti della classe politica del nostro paese, del mondo dell'informazione e della cultura, a non voler vedere, a non voler mai distinguere, a non volersi mai arrendere, a non voler superare i pregiudizi radicati e a non voler fare nulla di tutto questo, cioè vedere, distinguere, arrendersi e riconoscere e buttar via dei pregiudizi che oggi non fanno senso, neppure di fronte ai fatti più eclatanti che riguardino, essenzialmente due aspetti: la sicurezza di tutti i cittadini italiani ed europei,
la lotta a ogni forma di terrorismo, in primis, e in secondo luogo la lotta contro l'antisemitismo e contro il terrorismo jihadista. Teniamo presente che sulla lotta a ogni forma di terrorismo, sulla lotta al terrorismo, tutti dovrebbero ricordare anzitutto che esiste un regime multilaterale instauratosi l'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, che è basato sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1368 del 12 settembre 2001. Questa risoluzione impegna tutti i 193 Paesi membri dell'ONU a prendere tutte le misure necessarie a combattere ogni forma di terrorismo. Ci ricordiamo tutti, perché quei giorni erano talmente drammatici, così come sono stati poi i giorni, tutti gli anni successivi, a molte riprese, come 2 settimane dopo l'11 settembre fu adottata la risoluzione 1373, che si riferisce al capitolo settimo della Carta dell'ONU e quindi anche alle norme che prevedono l'uso della forza. Quella risoluzione esigeva, la cito, esigeva che tutti gli stati introducessero nelle loro legislazioni il crimine di finanziamento delle attività terroristiche, che sul piano internazionale tutti gli stati contribuissero, quindi l'Italia fra i principali, che sul piano internazionale contribuissero alla prevenzione di tali attività attraverso anche la cooperazione giudiziaria. Si creava così all'interno delle Nazioni Unite e soprattutto delle questioni che riguardano la pace e la sicurezza internazionale, quello che era stato chiamato un quarto pilastro per le funzioni dell'ONU. Un quarto pilastro destinato ad accrescersi esponenzialmente attraverso la creazione di organismi preposti alla prevenzione e repressione del terrorismo attraverso un crescente corpus iuris di diritto internazionale a livello multilaterale e nazionale. Ecco, cito questo aspetto giuridico multilaterale perché l'Italia è stata, e dobbiamo vantarci di questo, è stata certamente uno dei principali protagonisti nella lotta al terrorismo a livello globale e nelle crisi regionali. Lo è stata nell'area mediterranea, in Medio Oriente e in tutte quelle crisi nelle quali si è diffuso il terrorismo di matrice jihadista nelle due principali espressioni. Ricordiamoci sempre, il terrorismo jihadista non è soltanto fondamentalista di derivazione wahhabita, sunnita, ma è anche allo stesso modo quello derivante dal fondamentalismo sciita iraniano, cioè dal sostegno costante che l'Iran dà al terrorismo internazionale, anche attraverso i suoi proxies, e che continua a dare senza nessuna limitazione neanche di collegamenti, di alleanze con Al-Qaeda, con Jihad Islamica, Hamas e i talebani con i quali ha avuto così tanti contatti. Quindi se l'Italia è stata protagonista nei negoziati multilaterali che hanno prodotto significativi avanzamenti del diritto internazionale in questo campo, dobbiamo anche renderci conto, ricordarci bene, perché questo è un aspetto che riguarda la memoria del nostro paese, la nostra stessa identità, che tutto questo è avvenuto anche sul terreno con grande sacrificio di nostri concittadini impegnati in numerosissime operazioni di pace ogni volta che è stato necessario impegnarci a combattere i fenomeni terroristi in Afghanistan, in Medio Oriente, in Africa e altrove. Sono centinaia gli italiani che negli ultimi 20 anni hanno perso la vita in quelle operazioni di pace che sono caduti vittima anche in Europa. Ricordiamo il Bataclan, ma ricordiamo anche in Bangladesh gli attentati al Museo del Pardo a Tunisi, che sono caduti gli italiani vittime di attentati terroristici in diverse aree e inclusa l'Europa. Ricordavo il Bataclan. Ecco, tutto quello che l'Italia, che i suoi diplomatici nelle sedi e nei negoziati multilaterali, attraverso anche i suoi militari nelle forze di pace, hanno continuato a fare contro il terrorismo, e l'impegno che il nostro Paese nel suo insieme ha dimostrato per la sicurezza di tutti noi italiani in patria e nel mondo, contrasta in modo, a mio avviso, sorprendente, con l'ostinazione di una parte del mondo politico italiano e del mondo italiano dell'informazione a non voler vedere
a continuare a sottovalutare, persino a censurare vergognosamente spesso la gravità del terrorismo jihadista e della minaccia concreta e crescente degli attacchi antisemiti contro le comunità ebraiche e contro Israele. Ecco, lasciatemi dire che io vedo una grave confusione mentale tra molti che hanno per anni negato e protetto, ad esempio, i terroristi delle Brigate Rosse e di altre formazioni di estrema destra o di estrema sinistra, che sono fuggiti negli anni in Francia e che ancora continuano a restarci, o che hanno assolto pregiudizialmente un criminale pluriomicida come Cesare Battisti. E questa confusione mentale non è poi tanto diversa dalla malafede, dalla confusione di quanti continuano a ignorare, a voltarsi dall'altra parte, di fronte all'efferatezza di un terrorismo arabo-palestinese degli anni 70-80. Ancora crediamo, molti credono, che Arafat, lo sceicco Yassin fossero dei leader politici e religiosi spirituali del loro popolo e non avessero nulla a che fare, poco a che fare col terrorismo. È una solenne menzogna. Il terrorismo palestinese ha colpito ripetutamente l'Italia e ogni qualvolta qualcuno come George Abbas, Abu Nidal e lo stesso Arafat con i suoi uomini, ricordiamo il comandante della nave verso Gaza, fermata da un comando israeliano che ha dovuto far riconoscere a tutti come Arafat fosse coinvolto direttamente nel fornire, nell'aiutare a fornire armi ai terroristi di Gaza. Ecco, questo terrorismo che ha colpito ripetutamente l'Italia nel mondo terrorismo, nel mondo del terrorismo palestinese, ha fatto parte di quel fenomeno denunciato dal presidente Cossiga nell'ottobre del 2008. E questo fenomeno, queste intese gravissime o questa accondiscendenza, so se fossero intese formali, Lodomor, se effettivamente sia, ma di fatto c'era un atteggiamento di laissez-faire in tutta questa materia, e che è originato in governi, da governi nei quali alcuni ministri concedevano immunità, un'immunità vera e propria, attraverso la loro inazione o addirittura attraverso la volontà di non far nulla, ai peggiori criminali antisemiti e antisionisti, anziché combatterli e neutralizzarli. E questo avveniva in Italia ben diversamente da quanto avveniva tra i nostri principali paesi alleati, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Ad esempio, ricordiamoci l'azione statunitense e britannica contro il regime libico per la strage di Lockerbie, contro gli attentatori all'aeroporto di Fiumicino, contro i responsabili dell'attacco all'Achille Lauro e dell'assassinio di Leon Klinghoffer. Quest'ultimo un crimine per il quale il governo di allora decise di far fuggire il responsabile principale, Abu Abbas, adducendo una motivazione talmente discutibile che si è poi rivelata quasi subito completamente falsa, cioè che non sapesse nessuno all'interno del governo, dei servizi di informazione, eccetera, chi era effettivamente Abu Abbas. Tanto che il ministro della difesa Spadolini e i ministri Mammì e Visentini si dimisero immediatamente. Ecco, le responsabilità dello Stato italiano per non aver tempestivamente protetto la sinagoga di Roma e quindi causato la morte del piccolo Stefano Gaita Ichè affondano, a mio giudizio, in quell'inquietante brodo di cultura, di distrazione verso, di voluta distrazione verso alcune componenti terroristiche molto, molto ben individuabili. E questo credo che lo si deve ben sapere, lo si deve riconoscere, continuando ad accendere tutti i riflettori su quanto è avvenuto, perché dobbiamo uscirne una volta per tutte, perché da quel brodo di cultura continuiamo a essere infettati. Ne siamo infettati quando dobbiamo leggere e ascoltare, ad esempio, che autorevoli personalità politiche, che in questi giorni sembrano ambire ad essere, se non concorrenti, almeno kingmakers nella corsa quirinale,
Dobbiamo leggere e ascoltare che talebani e Hezbollah, e cito, non sono dei terroristi ma semplicemente degli estremisti politici. Sono affermazioni che lasciano attoniti ove si leggano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che recano una lunga lista di terroristi talebani, tra i quali campeggiano diversi ministri dell'attuale governo talebano insediatosi a Kabul. Consentitemi di ricordare in conclusione anche un altro esempio recente su queste contaminazioni di brodo di cultura rispetto alla tolleranza antisemita e antisionista. Guardiamo un comunicato del 27 ottobre scorso, dove un autorevolissimo e stimato viceministro responsabile per la cooperazione allo sviluppo ha dichiarato, e cito, non posso che esprimere preoccupazione per la designazione da parte israeliana di 6 organizzazioni non governative palestinesi umanitarie di difesa dei diritti fondamentali come organizzazioni terroristiche. E prosegue il comunicato. Molte di queste organizzazioni intrattengono fruttuosi rapporti di collaborazione con numerosi paesi donatori, inclusa l'Italia. L'Italia ritiene che il ruolo delle organizzazioni della società civile sia fondamentale e irrinunciabile. Fine della citazione. Peccato che in questo comunicato non si sottolineasse invece come queste organizzazioni non governative messe sulla lista dei terroristi da parte delle autorità israeliane siano fiancheggiatrici e siano state messe su quella lista perché fiancheggiatrici del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina fondato da George Habash, proprio una delle 2 organizzazioni terroristiche palestinesi che 40 anni fa organizzavano l'attentato contro il Tempio Maggiore a Roma, con l'uccisione del piccolo Stefano Gai Taiché. Ecco, mi congratulo molto con gli organizzatori della riunione di oggi, del convegno di oggi. Mi spiace di potervi salutare solo online. Spero che giunga presto l'occasione per delle strette di mano e piacere di passare, di proseguire questo impegno, questa battaglia di verità, di chiarezza, di conoscenza insieme a voi in questa splendida città che è Milano. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Desidero ringraziare. Sono ripartito al volo, ma basta una volta, sicuramente. Direi che comunque è un messaggio, diciamo, lungo, ma ben dosato, le parole sono ben misurate e hanno sicuramente il loro peso, quindi ringraziamo sicuramente l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata per aver detto queste parole. E, tra l'altro, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, voleva anche puntualizzare una cosa rapida, 30 secondi. Sì, giusto 30 secondi per amore di verità e anche per correttezza. I documenti che sono apparsi sulle cronache del Riformista e di altri quotidiani non sono affatto documenti segreti, perché facevano parte di quella mole di documentazione desecretata dal governo Renzi, tanto che gli stessi documenti erano stati puntualmente posti alla nostra attenzione, come ho detto prima, da persone inviate apposta per poter fare questo lavoro negli archivi. Questo ovviamente non toglie, ma al contrario aggiunge preoccupazione, perché si tratta di documenti visibili a tutti, chi li voglia vedere, chi li voglia ricercare, e che al contrario dobbiamo fare bene attenzione a che non siano oggetto di strumentalizzazioni diverse a fini ed uso della politica per altre e diverse ragioni. Ne parleremo forse dopo, a vostra disposizione. Grazie mille Ruth. Mentre vedo che tra i nostri ascoltatori c'è anche Anna Cinzia Bonfrisco, l'europarlamentare, che ringrazio per l'attenzione, ringrazio di cuore per la presenza, che so che è sentita e sincera. E voglio dare la parola a questo punto al professor David McNagy, che è scrittore, direttore del Master Internazionale di secondo livello in didattica della Shoah presso l'Ateneo di Roma 3. E a lui chiediamo appunto un'analisi del clima culturale dell'epoca, della politica, della stampa italiana, visto che lui era un diretto testimone di quel periodo, insomma era a Roma e viveva in prima linea questa situazione. David McNagy, se ci senti.
Sei ancora mutato. Aspetta un attimo a parlare. Paola, riesci tu a smutarlo? Un attimo solo, che lo ricevo. Eccolo qui, può smutarsi, comunque lo aiuto. Ecco. Ok, adesso si sente. Beh, direi che il clima non era solo in Italia. In quel difficile anno tra l'82 e l'83 ho girato tutta l'Europa e ho partecipato a circa almeno 300 o 400 dibattiti nelle università, nelle scuole, nelle sedi politiche. Il clima era molto avvelenato per una terribile saldatura tra antisemitismo e antisionismo che ha creato una profonda situazione di disagio nelle comunità ebraiche. La saldatura del nuovo antisemitismo si costruisce fondamentalmente dopo la guerra del 1967 e ha come fondamento una convergenza tra Unione Sovietica, movimenti terzomondisti di estrema sinistra, movimenti panarabi e antisemitismo classico che attraversa tutta la realtà sociale e politica del paese e che è presente a vari livelli in tutta Europa. All'epoca questo meccanismo che si è andato costruendo dopo la guerra del giugno 67 ha trovato una profonda saldatura dopo la crisi petrolifera. Cioè nel 1973, dopo la guerra del Kippur, assistiamo ad una situazione nuova, cioè l'ingresso a tutto campo delle potenze economiche del petrolio che condizionano la politica europea e la politica mondiale e che di fatto approfondiscono l'isolamento dello Stato di Israele a livello internazionale. Quando arriviamo al 1982 e la crisi politica medio orientale dell'82 va analizzata per se stessa, noi stiamo parlando d'altro in questo momento, ma dei riflessi e dell'uso politico che ne è stato fatto in seguito, questa convergenza è diventata esplosiva al punto tale, per esempio, che Baget Bozzo sul Manifesto, per esempio, equiparava i palestinesi, per esempio, a Cristo. La sofferenza dei palestinesi veniva rappresentata in termini cristologici e la guerra che si combatteva nel Medio Oriente, che aveva ragioni politiche, geopolitiche, veniva presentata come una riproposizione, tra virgolette, in senso dispregiativo, veterotestamentaria, di un popolo che non ha coscienza dell'ingiustizia arrecata. E sui giornali italiani importanti, dal Corriere della Sera, da altri, abbiamo delle rappresentazioni di Israele in cui c'è una identificazione profonda tra il Dio veterotestamentario rappresentato come un Dio vendicativo e la politica israeliana. Tutto questo è l'antisemitismo allo stato puro. Oggi difficilmente qualche cosa del genere non verrebbe denunciata come antisemitismo. Da questo punto di vista c'è stato un grande progresso culturale e politico. Ma all'epoca tutto questo era vissuto, tra virgolette, con una falsa coscienza. E questa cosa va avanti praticamente fino alla fine degli anni Ottanta. E soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino cambiano le realtà geopolitiche del mondo e anche con gli accordi di Madrid, eccetera, cambia l'assetto internazionale della rappresentazione di Israele e Israele rientra nel campo dei paesi, tra virgolette, rispettabili. Lo era rispettabile anche prima, per carità, ma entra nel mondo dei paesi nuovamente rispettabili e la definizione volgare fatta dalle Nazioni Unite nel 1975 che equiparava sionismo a razzismo viene abolita con l'aiuto degli stessi paesi che l'hanno fatta approvare, cioè siamo di fronte ad una realtà surreale che dimostra l'uso strumentale delle parole. Quindi erano parole malate,
quelle a cui assistevamo, e non ci sono dubbi che a partire dagli attentati terroristici che ci furono a Fiumicino alla fine degli anni 60 e successivamente in tutta Europa, pensate alle Olimpiadi, a quello che accadde nelle Olimpiadi con la tortura che hanno subito gli atleti israeliani, e ci sono cose che non sono state scritte per rispetto delle famiglie, per il dolore delle famiglie, conosco le famiglie personalmente. Ebbene, tutto questo trova una sorta di convergenza, di collusione tra le diplomazie europee e il terrorismo, basato su un accordo tacito che non dovessero colpire nei rispettivi paesi. Non è solo l'Italia ad avere fatto questo. Dalle ricerche che hanno fatto i miei studenti emerge anche che in altri paesi europei è successo qualcosa di simile. Quindi la solitudine provata dagli ebrei era una solitudine reale. Devo dire che in quegli anni tormentati e difficili mi resi conto che fosse importante aprire un fronte nuovo nella battaglia contro l'antisemitismo, e questo fronte nuovo implicava lo sviluppo del dialogo interreligioso, perché non ci sono dubbi che la matrice religiosa dell'antisemitismo è profonda. Parlo della matrice cristiana dell'antisemitismo. Dall'altro lato, ricordo che anche organizzare un convegno sulla rivolta del ghetto di Varsavia per i 40 anni fu particolarmente difficile. Io organizzai il convegno a Torino. A Roma era praticamente quasi impossibile organizzarlo, e anche a Torino non trovammo i finanziamenti. Cioè, ricordo la difficoltà a trovare finanziatori, per cui fu estremamente difficile, ma fu la prima grande, il primo grande evento nazionale italiano sulla resistenza ebraica e sulla rivolta del ghetto di Varsavia. Il convegno si intitolava «Dall'utopia alla rivolta, la storia dell'ebraismo dell'Europa orientale». Fu un evento che coprì praticamente, che si svolse nell'arco di 4-5 giorni. A questo grande convegno seguirono poi altre iniziative politiche e culturali, e fu avviato un rapporto con la componente più disponibile all'interno della sinistra italiana di riflettere su questo binomio antisionismo-antisemitismo, che ha reso possibile negli anni successivi, grazie ai rapporti per esempio con Napolitano, il presidente Napolitano, con Fassino e con altri esponenti autorevoli della cultura politica italiana disponibili a investire contro l'antisionismo, ha creato le condizioni perché alla fine degli anni Ottanta fosse possibile ricostruire un rapporto tra la sinistra italiana e la sinistra israeliana. Questo è un fenomeno importante, parte della storia di quegli anni in cui mi sono trovato coinvolto. Ovviamente tengo a precisare che io non ero iscritto a nessun partito, né a quell'epoca né oggi. Il mio impegno era un impegno di verità che rivendico e continuo ancora oggi. Quindi, che cosa dire? Dobbiamo chiudere 30 secondi. Che cosa dire? È stato un momento importante, ma anche un momento difficile, tragico per alcuni, ma nello stesso tempo è stato anche un momento di profonda maturazione. Io penso che il 1982, all'interno del dibattito politico italiano, ma anche all'interno del dibattito politico ebraico, ha rappresentato una linea rossa, una cesura profonda, dalla quale sono usciti profondamente cambiati tutti gli attori di quel momento. Grazie. Ringrazio Davide Mignaggi e corro subito a dare la parola a Ariela Piattelli, che è direttore di Shalom, e il giornale della comunità ebraica di Roma, e dopo aver appunto fatto questo giro con Davide Mignaggi a livello internazionale e nazionale, Ariela Piattelli chiede invece notizie più che meno conosciamo, diciamo, cioè di guardare un pochino a quella che era la stampa ebraica dell'epoca e alle recenti inchieste da dove sono venute e tutto. Quindi tutta una parte che è molto meno conosciuta da noi stessi ebrei.
Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori per questo invito. Allora, la stampa ebraica dell'epoca dimostra e rappresenta l'estrema consapevolezza anche di quella saldatura di cui parlava poco fa il professor Menaggi, del clima ferocemente antisemita e antisionista. Leggendo la stampa ebraica dell'epoca si comprende come l'attentato, si conferma come quell'attentato non fu certo un fulmine a ciel sereno. Io sono andata a rivedermi la copia di Shalom sull'attentato, uscì subito dopo, penso sia ormai un numero che appartiene alla memoria collettiva di tutti noi. Sono andata a vedere i numeri precedenti, anche se appunto una memoria la conservavo, e denuncia gli atti antisemiti, oltre l'atteggiamento della politica e della stampa, di cui appunto il professor Megnaggi ci ha ricordato poco fa. E la prima pagina dello Shalom che precedeva appunto quello dedicato all'attentato è una denuncia continua di piccoli, se si può parlare di piccoli e grandi atti antisemiti in Italia. Il primo che ricorda il giornale di allora di Lia Levi è proprio il fatto che in un albergo di Milano si annullò un matrimonio ebraico mettendo scuse un po' raffazzonate, e così via a Torino, altri atti antisemiti in tutta Italia c'erano. Dunque, e la stampa ebraica, tra cui anche il bollettino, ovviamente il bollettino di Milano, siamo andati all'archivio, al centro bibliografico, abbiamo trovato dei numeri del bollettino che veramente sono assolutamente inquietanti. Questo perché? Perché la stampa ebraica fa da controcanto ai quotidiani dell'epoca, che malgrado appunto il paese vivesse anche un momento interno molto complicato, non facevano altro che mettere in prima pagina gli appelli in cui, come denunciò poi Rosellina Balbi su Repubblica, chiedevano agli ebrei di discolparsi. E questo è un tema che poi torna, diventa anche un'operazione culturale un po' degli ebrei di allora e anche di oggi, di non mettersi, come ci ha ricordato il rabbino Arbib, sul banco degli imputati. E ci fu questo, quindi c'era una stampa che faceva da controcanto a una stampa nazionale che andava ovviamente in direzione opposta. Io ovviamente non posso che condividere con voi, come concordato con gli organizzatori, il numero di Shalom del 9 ottobre 82, sul 9 ottobre, scusate, condivisione, abbiate pazienza, ed è un numero interamente dedicato a questo, dove c'è il famosissimo, prima qualcuno ne ha parlato, e noto a tutti che è diventato un po' un manifesto, il J'accuse di Bruno Zevi in Campidoglio. E questo è il numero di Shalom, questa è un'immagine che è diventata purtroppo quasi un simbolo per tutti noi. E Shalom è andato a intervistare ovviamente tutti i feriti, ed è utilissimo rileggere queste pagine perché ci si rende conto quanto, ripeto, quanto gli ebrei fossero consapevoli di ciò che stava per avvenire. E poi c'è un editoriale che riprende, mi ritornava in mente proprio quando è stata citata Rosellina Balbi, Anda Lattes, che affronta proprio l'argomento di come gli ebrei non debbano più discolparsi. Quindi in un certo modo si riaffronta, diventerà un tema culturale molto molto importante, forse nella storia dell'ebraismo quantomeno italiano. E poi c'è il J'accuse di Bruno Zevi, che invito, se lo googlate tutti voi potrete trovarlo, è stato riportato, e mi dicono poi che c'è anche forse un altro, è importantissimo perché lui qui ribadisce che non esiste, come ha detto Righello, non esiste un antisemitismo filosemita, un antisionismo, scusate, filosemita. E questo è il lavoro appunto che ha fatto Shalom. Poi la cosa molto interessante è vedere cosa accade in Italia, perché noi diciamo sempre, io
per prima devo dire che non sapevo, ad esempio, che ci fu un attentato a Milano poche settimane prima alla comunità ebraica di Milano, e questo era un fatto che sicuramente, poi Ugo Volli ha spiegato che sicuramente era un attentato che aveva una natura diversa rispetto a quella del 9 ottobre 82, ma di certo doveva essere un campanello d'allarme. E qui direi, in sintesi, che la domanda che abbiamo sentito dentro di noi come ebrei italiani per tutti questi anni è ed è ancora: perché siamo stati lasciati soli? Perché gli ebrei italiani sono stati lasciati soli quel giorno di fronte alla sinagoga? È una domanda che i documenti che ha riportato alla luce e all'attenzione il Riformista sicuramente si fa ancora più, come dire, ancora più forte. E da questo c'è anche da aggiungere altri fatti. Quando la Presidente Dureghello, appunto, ha affidato a due avvocati, mi pare, Ruth, di ricordare bene che tu hai e volevi appunto vedere se il mandato d'arresto internazionale per Alzomara era ancora valido, e da lì è partita una rilettura totale degli atti del processo, e da questi atti del processo emergono anche testimonianze di volontari della comunità ebraica di Roma che pochi giorni prima dell'attentato si trovavano di fronte alla sinagoga per, ovviamente, come dire, presidiare il territorio visti i tempi che correvano, e hanno visto dei signori dai tratti medio orientali che si aggiravano per la zona. Dopo averli appunto seguiti e cercato di contattare le forze dell'ordine per far fermare questi signori, sono riusciti a farne fermare due di questi signori, ma poi sono stati rilasciati. Se voi parliamo di documenti aperti, ripeto, dei segretati anni fa, che tutti possono consultare, se voi andate a rileggere la testimonianza del brigadiere che fermò quei due personaggi e che dice che, malgrado loro avessero dato testimonianze discordanti, sono stati, dice testuali parole, e i due dapprima fingevano di non saper parlare la lingua italiana, poi dietro nostra insistenza riferivano di non conoscere coloro i quali si erano dati alla fuga, di non conoscersi fra loro, solo successivamente precisavano di essere insieme, di trovarsi sul posto solo per caso. Ecco, e poi dice che, visto non erano stati trovati cose al loro carico, sono stati rilasciati. Ecco, questo è un esempio, questa è una cosa di cui hanno parlato alcuni testimoni in sede appunto processuale, ed è un altro punto interrogativo con cui noi rimaniamo e sulla quale vogliamo risposte. Poi c'è anche da dire che è stato, come diceva appunto, come ha rivelato il Riformista, ci sono questi telex del SISD al Ministero dell'Interno in cui si mette in guardia sulla possibilità di attentati nei luoghi ebraici e alla sinagoga di Roma. Perché l'allora ministro dell'Interno Virginio Rognoni, a pochi giorni dall'attentato, disse in un'interrogazione al Senato che non era stata chiesta la sicurezza per quel giorno? In una intervista che noi abbiamo fatto a Gadi Tascè, che peraltro vedo collegato e saluto, Gadi ci ha riportato alla memoria una lettera di Tullia Zevi, che io condivido con voi. Probabilmente, immagino che tutti voi la conosciate, alcuni di voi la conoscano, però, in cui si chiede la sicurezza esplicitamente al Ministero dell'Interno, ecco qui, settembre, ottobre, ecco qua, Shemini Atzeret, sabato 9 ottobre, alla sinagoga di Roma, ok? E allora, perché tutto questo venne ignorato? Questa è la domanda che noi ancora ci poniamo e alla quale speriamo di avere una risposta. Ringraziamo l'onorevole Emanuele Fiano, che ci ha raccontato come adesso il COPASI, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, farà
ciò e gli accertamenti che vanno fatti. È un organo, appunto, come ci ha spiegato Emanuele Piano, che ne ha fatto parte, che può convocare chiunque in qualunque momento e chiedere qualsiasi tipo di documentazione. Dunque la speranza è che si risponda a questa domanda che ci angoscia da quasi 40 anni. Grazie. Grazie mille, Ariela. È stato un intervento veramente pesante. Rende il cuore pesante perché vedere che le cose si potevano evitare, diciamo, non era destino che succedesse, ma c'erano tutti i crismi per poter evitare questa cosa. Lascio la parola a questo punto, per motivi di tempo faccio passare avanti Riccardo Pacifici, che diciamo che dal punto di vista familiare è stato testimone diretto dell'attentato e quindi ci può raccontare da quel punto di vista e anche da quello che poi lui ha elaborato dopo in merito anche alla questione del Lodo Moro, quello che ne è uscito fuori dopo. Prego Riccardo. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Allora, intanto grazie, complimenti per l'iniziativa. Credo che dovremo tornare sull'argomento, magari prendendo pezzo per pezzo anche alcune riflessioni importantissime, anche credo innovative da parte dell'ambasciatore Terzi. No, io credo che più che soffermarmi sulle vicende familiari, chiaramente mio padre venne ferito all'attentato, è stato molto tempo tra la vita e la morte, comunque quella vicenda ha cambiato la vita di mio padre, della mia famiglia. Io stavo al quinto liceo e quindi avevo nell'anno della maturità, la mattina dall'11 ottobre, che era lunedì, la mattina si andava a scuola e il pomeriggio si andava a lavorare per sostituire mio padre nella sua attività di agente rappresentante di commercio. Il mio progetto dell'Alià come Boger Ben Akiva venne totalmente annullato perché sono dovuto rimanere in Italia. Credo che sicuramente quella vicenda ha cambiato la vita di tanti di noi, ma credo che vada rinquadrata di fronte a un'altra ottica. L'ottica è raccontare che cosa stavamo facendo nel 1980, 81, 82. E soprattutto non mi preoccuperei e non vorrei tanto sottolineare, perché già si è detto tanto e si può leggere ancora di più, quella che era il processo mediatico nei confronti di Israele. Rammento che ad agosto del 1982 io stavo in Israele in un kibbutz Lavi, che sta a nord di Israele, con il progetto della Machane Avodah del Ben Akiva, e andavamo con tutti i Hanichim del Ben Akiva a bonificare i campi, dormivamo in stanze senza finestre perché erano state distrutte dai missili Katyusha. All'epoca c'erano quelli delle forze dell'OLP che bombardava Israele e che ci dicevano che dovevamo dormire con le finestre aperte perché aspettavano l'assicurazione che potesse risarcire quei danni, solo per dire che Israele ha dovuto fare effettivamente una bonifica. Perché ho fatto questa premessa? Perché credo che sia più importante anche capire la lacerazione all'interno del mondo ebraico. Mentre i giovani del Movimento Culturale Studenti Ebrei, all'epoca era guidata da Dario Cohen, da Maurizio Molinari, soprattutto oggi direttore di Repubblica e oltretutto uno dei feriti dell'attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, andavamo a mettere gli striscioni al Colosseo per dire no, Arafat è un terrorista, striscioni messi di notte, va bene? E mandando i fax, ricordo benissimo, a tutte le agenzie, facendo le foto con fotografo della nostra comunità che poi ce le stampava di notte. Immaginate che la tecnologia era ben diversa, no? Neanche c'erano i fax, credo, nel 1982, e portavamo per lettera la foto con un comunicato stampa. E erano gli anni in cui precedenti e i mesi precedenti all'attentato alla sinagoga Arafat, nonostante un mandato di cattura internazionale emesso da un giudice italiano, Mastelloni, dal tribunale credo di Venezia,
per forniture di armi dell'OLP alle Brigate Rosse erano gli anni in cui l'Italia stava combattendo le Brigate Rosse e soprattutto si stava difendendo da un tentativo di golpe. Poi sono uscite fuori tutte le vicende ben note alle cronache. Erano un periodo in cui l'Italia era diciamo sotto scacco soprattutto dalla Libia, dalle forniture petrolifere, dallo shock petrolifero. C'era un'Italia che aveva la sua più importante azienda, che era la Fiat, in cui l'azionista di riferimento era diventato Gheddafi, cioè la Libia, senza la quale non sarebbe potuta andare avanti, e che probabilmente è stato colui che ha finanziato, orchestrato e diretto una serie di attentati, e non solo a Roma, perché ricordiamoci che in quegli anni vennero colpite città come Parigi, Istanbul, Vienna, potrei andare avanti nell'elenco. Allora, perché voglio parlare delle lacerazioni interne? Perché mentre ci dovevamo difendere dagli attacchi del sindacato, del mondo istituzionale, di quasi tutte le forze politiche, fatta eccezione del Partito Radicale e del Partito Repubblicano, con Spadolini che era presidente del Consiglio e che si rifiutò di incontrare Arafat, no? Noi dovevamo invece fronteggiare le divisioni interne dolorose di chi invece si era schierato dall'altra parte, di quelli che volevano fare gli ebrei buoni, di quelli che in qualche maniera ci mettevano in imbarazzo quando si andavano, quando l'allora rabbino Toaf andava a parlare nelle istituzioni per chiedere sicurezza, sicuramente anche insieme a Tullia Zevi, no? O quando si andava nei dibattiti nelle università a parlare, in fin dei conti la nostra posizione poteva essere solo espressa attraverso manifestazioni, perché a quei dibattiti venivano invitati solamente gli ebrei buoni. Purtroppo io non posso condividere un file che non mi si apre dei discorsi che invece feci da presidente della comunità ebraica di Roma 3 ottobre del 2008, data anche citata da l'ambasciatore Terzi, e poi successivamente nel 2012 con l'allora presidente della Repubblica Napolitano, che vorrei ricordare più volte e in diverse giornate della memoria ha tenuto a sottolineare che l'antisionismo è la moderna forma di antisemitismo. Allora, in quei discorsi, che purtroppo non riesco a condividere, ma che magari lo potremo fare successivamente con Ariela Piattelli e con Shalom, no? Guidai la delegazione con chiaramente il rabbino capo, dal presidente della Repubblica della Giunta della Comunità Ebraica di Roma. Fu, diciamo, una iniziativa innovativa, nella quale a un certo momento, poche ore prima dell'incontro, mi venne richiesto di non essere troppo esplicito nella richiesta formale al presidente della Repubblica di aprire i segreti di Stato sul lodo Moro, di cui non avevo sentito parlare da Menachem Gantz, che spesso era a cena a casa dei miei suoceri o dei miei genitori lo Shabbat, ma ne avevo sentito parlare direttamente da Cossiga in una cena nella quale a un certo punto non era più presidente della Repubblica, ci siamo ritrovati insieme all'Hotel Excelsior, non ricordo esattamente in quale evento, credo della Keren HaYesod, e lui mi raccontò serenamente tutto quello che poi Menachem Gantz ha pubblicato. E ricordo ancora che il cerimoniale mi chiamò chiedendo di cambiare il discorso. Stessa cosa avvenne quando Napolitano ci fece invece lui visita poco prima della fine del suo mandato nel 2012, il momento in cui venne consegnata formalmente la medaglia a Gadi Tashé e venne annunciato l'inserimento di Stefano Gadi Tashé nell'elenco delle vittime del terrorismo italiano. Qual era quella discussione? Sia nella prima occasione sia nella seconda, che non si voleva mettere in imbarazzo il Presidente della Repubblica, che non aveva i poteri di poter togliere i segreti di Stato, e che questo li metteva in imbarazzo. Potete immaginare che quel braccio di ferro fu molto duro. Io dissi che non aveva senso il mio impegno volontario, come di tutti noi, nelle nostre comunità, e non avrei onorato la memoria di Stefano Tashé, soprattutto non avrei onorato la memoria di tutte le vittime del terrorismo
che non sono solo del mondo ebraico in Italia, se non avessi in maniera anche forte fatto questa richiesta. Sfumammo le parole, ricordo ancora che devo dire paradossalmente invece Napolitano quella vicenda l'ha accolta e poi successivamente, come sappiamo, con il governo Renzi si riuscì a fare questo e ripeto, non solo sulle strage della sinagoga di Roma del 1982. Luciano Tass, credo che sia bene ricordarlo, fece anche degli editoriali, non mi ricordo in quale periodo, a proposito dei cosiddetti firmaioli, aperte virgolette e chiuse virgolette, di quegli ebrei che avevano, forse sentivano il complesso nel mondo della sinistra di doversi discolpare, no? Lui odiava questa condizione e lui era un uomo di sinistra, ricordarlo. Allora, per andare alle conclusioni, vorrei riprendere un altro elemento importante. Io la sera prima, se Daniela Gai è in collegamento insieme al figlio, ero di servizio al Tempio come volontario, come sicurezza, e la polizia c'era. Si avvicinò da me Daniela, che conoscevo proprio di vista, se non ricordo male, mi chiese di chiamare il marito Josef perché doveva comunicare che i figli stavano là fuori. E mi diede quei due bambini, se non erro, li portai proprio dentro, le donne non potevano entrare. Quindi solo a testimonianza del fatto che le forze di polizia c'erano. Credo che nell'inchiesta noi dobbiamo pretendere di sapere chi era il questore di Roma, chi diede l'ordine di non mandare una camionetta, che a volte l'ordine può anche essere non dato, basta dire che c'era un'emergenza, che ne so, di uno sgombro, qualche cosa da un'altra parte della città per cui servivano rinforzi e quindi si tolgono poi uomini. Quindi come mai non c'era quella famosa camionetta? Soprattutto bisogna chiamare, che è ancora molto lucido, nonostante i suoi 97 anni, l'allora ministro dell'Interno Virginio Rognoni, che vorrei ricordare alla cronaca che all'epoca era il presidente dell'Associazione Italo-Araba. E io credo che lui può dare risposte tra coloro che ci hanno venduti. Proprio ieri sera è uscito un articolo sul Lodo Moro che ho poi inviato ad alcune persone interessante, che poi magari anche su quello dovremmo riflettere, perché si parla di Lodo Moro, ma probabilmente e inconsapevolmente viene chiamato in causa solo lui, ma ci sono diversi complici in quella banda di criminali che ha venduto gli ebrei italiani. E attenzione, la stessa cosa è avvenuta per gli ebrei francesi. Anche in Francia hanno avuto lo stesso problema. Parliamo degli anni, se non era il 1980-81 della conferenza di Venezia, quella dei tre no, nei quali chiaramente Israele era sotto processo. Allora, noi dobbiamo fare una scelta, lo chiedo alla Presidente della Comunità Ebraica di Roma, a quella di Milano, alla Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. A noi non serve di scoprire nulla di più di quello che già sapevamo prima di leggere quelle carte. Sono 40 anni che noi diciamo che ci hanno venduti, sono 40 anni che noi avevamo esattamente chiara qual era la situazione. Allora, se lo Stato ha voglia di trovare i colpevoli, vogliamo sapere nomi e cognomi, tanto ognuno di loro godrà dell'immunità, visto che sono passati 25 anni, qualcuno ci deve raccontare come mai Arafat, con un mandato di cattura internazionale per cui c'era la sua foto su molte delle macchine, delle volanti, di tutte le forze dell'ordine, era però ricevuto contestualmente con tutti gli onori dall'allora Presidente della Repubblica Pertini, dal Sindaco di Roma Ugo Veteri, da Papa Giovanni Paolo II. Allora, io credo che noi su questo dobbiamo chiedere conto, come mai non è stata data attuazione a quella vicenda. Allora, credo che anche lo possiamo dire in un momento molto forte, lo possiamo dire in un momento in cui da ebrei non ci sentiamo minimamente venduti, anzi ci sentiamo protetti. Velatamente Rav Arbib, che ringrazio, ha detto una cosa
una parola importantissima. Abbiamo vissuto una stagione che non è quella dell'antisemitismo di oggi. Qualcuno ha voglia di scherzare, ma non sono quattro scemi con la svastica o con il braccio teso che ci mettono paura. Ci deve mettere paura i finti amici, quelli che vengono a darci le pacche sulla spalla nella giornata della memoria per compiangere gli ebrei vivi e poi metterci nello stesso tempo sotto processo, chiedendoci conto come mai Israele si difende, come mai gli ebrei si difendono. Devo criticare Ruth, ma solo perché chiaramente è una critica affettuosa. Ruth, noi non dobbiamo difenderci dall'accusa che noi siamo su Israele. Io sono orgoglioso di difendere Israele. Noi siamo Israele. Noi siamo Israele nel momento in cui sono stanco di dover dimostrare quella che dovrebbe essere la doppia lealtà. Noi siamo fedeli allo Stato italiano, l'abbiamo dimostrato in tutta la nostra storia, la partecipazione ai moti risorgimentali, alla prima guerra mondiale con i cimiteri di guerra degli ebrei, alla resistenza quando abbiamo avuto le armi, l'abbiamo usate, abbiamo combattuto, abbiamo scritto la Costituzione di questo paese. Allora non abbiamo nulla da dover convincere di più di quello che siamo e stiamo partecipando al dibattito politico del paese. Questo non significa che non si possa amare nello stesso tempo Israele, che è certamente la nostra seconda patria. Il giorno che noi non vorremo più o vogliamo rompere questo legame, vorrà dire che sarà il momento in cui andremo a vivere in Israele, anche se sappiamo che la comunità ebraica in italiana in Israele no, è tanto legata all'Italia, ama l'Italia e quando l'Italia va a giocare in Israele tifa per l'Italia. Allora io credo che noi dobbiamo fare una chiarezza su quelli che è l'obiettivo. L'obiettivo è conoscere i nomi, bisogna interrogare Moretti, che è ancora in vita, uno dei brigatisti rossi, e chiedere, visto che l'ha scritto lui esattamente dopo 25 anni, sapendo di godere dell'immunità parlamentare, cosa significa che loro hanno fatto da basisti. Vi ricordo che loro avevano un appartamento dove era stato messo prigioniera Aldo Moro, no? Loro, non c'era internet, non c'era Google, non c'erano il satellitare, no? Loro hanno spiegato com'era la mappa e quali erano le vie di fuga dopo l'attentato. Allora, noi dobbiamo sapere da Moretti, vogliamo sapere di più, perché molti di quei protagonisti, alcuni stanno ancora a Parigi, sono vivi e devono essere portati, soprattutto per raccontare la verità. Vogliamo che nelle scuse formali che deve fare il Parlamento italiano una volta avviate tutte le indagini del COPASIR, delle forze dell'ordine tutte, in primis quelle della Polizia di Stato, no? Il Paese deve scrivere un atto formale e chiedere scusa agli ebrei italiani dicendo sì, vi abbiamo venduti, e nelle scuse bisogna riscrivere la storia. Israele nel 1982, nell'81, nel 79, nel 73, nel 67, nel 48 ha combattuto e sta combattendo tuttora una guerra di sopravvivenza e non è mai stato un paese criminale. Su questo noi dobbiamo fare i conti. Ed infine, sempre sulle parole di Rav Arbib, io credo che sì, le comunità ebraiche sono cambiate. L'abbiamo detto più volte, l'ha ripetuto anche Ruth Duroghello, e la ringrazio. Dal 1982 sicuramente, e ad un prezzo altissimo, ad un sacrificio enorme, vi è stato quello che io definisco il risorgimento ebraico. Noi non abbiamo chiuso le nostre sinagoghe, non abbiamo chiuso le scuole. C'era gente che comprensibilmente aveva paura e suggeriva di chiudere le scuole ebraiche, mandando le classi che erano delle scuole ebraiche di Roma in diverse scuole statali a blocco. Così avremmo avuto all'interno di una scuola pubblica 25 alunni ebrei in una classe. No, da quel momento le scuole hanno ricominciato a vivere, ad aumentare il numero degli iscritti. Avevamo 4-5 sinagoghe all'epoca, nel 1982 a Roma, oggi ne abbiamo più di 18. Gli ebrei vanno a testa alta. E aggiungo, gli ebrei ormai non sono neanche più divisi sul conflitto medio orientale. Molti hanno fatto teshuva, hanno chiesto scusa, hanno detto che faceva parte di una loro stagione, e oggi tutti siamo uniti nel difendere Israele, e credo che questo sia purtroppo il prezzo che abbiamo pagato, ma che almeno ha riportato sul tema del conflitto in Medio Oriente unità nelle nostre
Grazie, scusate se ho sforato. Hai molto sforato, però ne valsa la pena. Grazie Riccardo. Passo subito la parola a questo punto a Vittorio Bendaud, a cui appunto chiedo, che è coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord, saggista, autore di vari libri, tra cui uno in particolare mi sento di ricordare, che era quello sulla storia degli ebrei nel mondo islamico. E per questo a proprio lui chiedo un po' di aiutarci a capire se questo dell'82 a Roma fu un attentato di tipo antisemita o antisionista. Naturalmente la domanda è volutamente provocatoria. E ricordo nel contempo che sempre in quello stesso anno, il 9 agosto dell'82, ci fu anche un attentato in Rue de Rosier a Parigi, dove ci furono ben sei morti e 22 feriti. Questo per dire come veramente è stato un combinato disposto di istituzioni, non solo a livello italiano, ma a livello europeo, di predisposizione degli attentati, cioè di preparazione o di comunque accettazione di eventuali attentati. C'è stato veramente un buco nero che andrebbe veramente indagato, come ha detto giustamente Riccardo. Vittorio, se sei in linea, prego. E grazie Davide, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Allora, uno dei più importanti storici contemporanei dell'antisemitismo, Robert Wistrich, nel libro, che penso sia l'ultimo, A Lethal Obsession, riporta una delle tante risoluzioni contro Israele dell'ONU del 10 novembre 1975. E il delegato, l'osservatore del Bene Berit presso le Nazioni Unite, Harris Schoenberg, scriveva sul New York Times quel giorno: il nuovo antisemitismo asserisce che il popolo ebraico è una costruzione immaginaria, che non è mai esistito e che nello specifico non esiste e che non ha alcun rapporto con la Terra Santa, che la Shoah non è mai accaduto e che quindi il popolo ebraico non ha gli diritti che sono accordati agli altri popoli. E queste opinioni trovano riflesso nelle pubblicazioni dell'Unità Speciale delle Nazioni Unite per quello che riguarda il Comitato sulla Palestina e sulla Commissione delle Nazioni Unite economica delle Nazioni Unite per l'Asia orientale, in cui l'OLP siede come Stato membro, ma in cui uno Stato membro reale come Israele non siede. Lo stesso giorno, il presidente, l'ambasciatore presso le Nazioni Unite che era coordinava la tavola, Falilou Kane del Senegal, insisteva che il mondo era per lo più dominato dagli ebrei e che tutte le risoluzioni riguardanti il razzismo prese dalle Nazioni Unite e dai principali paesi erano in qualche modo ipocrite, non potevano funzionare perché c'era un etnocidio in corso contro i palestinesi, etnocidio, e che il principale forma di razzismo in atto si chiamava sionismo. Allora, questo sono le Nazioni Unite negli anni 70, nel 1975. Oggi non credo, purtroppo, che un delegato del Bene Berit troverebbe il New York Times così ben propenso a ospitare, e questo è una tragedia dei nostri tempi, un articolo così duro contro una delibera delle Nazioni Unite, contro una cultura che è andata crescendo e che, come ha detto il professor Megnagi, si è nutrita di un odio occidentale di sé e del terzo mondismo, specialmente in ambienti accademici. E questa posizione trovava ovviamente delle idee, diciamo, culturali, tra molte virgolette culturali, che sono il brodo di cultura che è ancora in atto da allora, che ricordava l'ambasciatore Terzi di Sant'Agata, e che ha un asse economico. L'asse economico che riguarda l'Italia, ma come ha detto Riccardo Pacifi, non solo l'Italia, per cui noi eravamo e siamo vendibili, riguardava il traffico di armi nei territori italiani ed europei. Questo era uno degli articoli del Lodo Moro, gli investimenti italiani e in generale europei nel mondo arabo e viceversa investimenti arabi islamici in Italia e in Europa e cosa non
in contraddizione con quello che ho detto prima, ma coerente, il riconoscimento unico presso le Nazioni Unite di Arafat, di quella linea dell'OLP per l'intera realtà palestinese. Allora, questo è quello che è, sono i termini dell'accordo. Sono dei temi dell'accordo che vanno sia sulla questione della sicurezza che dell'economia. Io vi ricordo che, come da recente studio pubblicato da Giulio Meotti in Italia, l'Italia oggi è il paese in Europa in cui hanno più investito il Qatar e i Fratelli Musulmani, quindi non è che questa cosa è finita. Abbiamo un cambiamento in atto, se vogliamo, formale delle strategie, ma la strategia permane ed è pervasiva ed è, ripeto, il nostro paese, in cui ci sono più investimenti, questo paese come tanti altri paesi europei. Quindi non c'è soltanto una questione di idealità presunte o che è quello di cui si possono nutrire certe ideologie terzomondiste, ma c'è dietro ben altro, ci sono tutta una serie molto cospicua di finanziamenti e corruzione ovviamente furba, scaltra. E assieme a questo c'è stata una serie di corruzione degli intelletti. David Magnaggi ha parlato di Budget Bozzo e della cristianizzazione dei palestinesi come figura cristica. Badate, per andare a tempi molto vicini a noi, basti vedere il numero dell'Osservatore Romano qualche mese fa, in cui c'era una donna palestinese col suo bambino, che era praticamente una foto aggiornata 3.0 di una forma di a cavallo tra la pietà e la maternità, ok? Per rimanere nel linguaggio iconografico, o tutte le volte in cui abbiamo visto vignette antisemite che riproponevano questa idea del non soltanto dei palestinesi come vittime degli israeliani come figure cristiche, ma ovviamente la palestinizzazione di Gesù di Nazareth. Basti pensare alle dichiarazioni fatte, per dire, durante due o tre puntate di Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, in cui si parlava della nascita di un palestinese e non di un bambino ebreo, alludendo proprio a Gesù di Nazareth. Ora, ecco, parallelamente a Budget Bozzo, io vorrei ricordare qualcuno che era molto vicino ad Aldo Moro, che è ben noto per le sue posizioni. Questa persona è stato un grande intellettuale italiano, questo non significa che non fu chiaramente su posizioni assolutamente pericolose per noi, ma sono posizioni pericolose che hanno avvelenato il dibattito delle idee e che permangono in buona parte del mondo cattolico contemporaneo. Questa persona fu il monaco Dossetti. Ora, Dossetti scriveva alcune cose che vorrei riportarvi. Anzitutto, scriveva che il mondo occidentale, in generale, segnatamente il mondo europeo, aveva commesso nei confronti dei palestinesi un'enorme ingiustizia. Ok? Primo punto. Secondo punto. Incoraggiava, e badate, ovviamente Aldo Moro, tutta quella linea della DC di sinistra è sempre stata aderente alla causa del palestinismo e tutt'oggi lo è, con una prodigalità nel piangere gli ebrei morti ormai defunti da generazioni, e invece nel mettere grossi problemi per quella criticità rispetto ad Israele. Ecco, lui incoraggiava i cristiani a restare in ascolto e verso la rivendicazioni dell'Islam, e addirittura andò oltre negli anni successivi, nel 1983, negli anni 90, scrisse che, eccolo qua, è sacrilega l'aberrante cultura che ha dominato per anni gli inizi e il proseguimento sino ad oggi dello Stato sionista, che sia una cultura incarnatasi nella politica degli insediamenti, nella prassi quotidiana dell'esercito israeliano. E addirittura in una lezione che fece al seminario di Milano, quindi parlava ai futuri seminaristi, ai futuri sacerdoti, del 30 marzo del 93 scriveva, attenzione perché è molto interessante riguardo all'appeasement delle istituzioni occidentali e della cultura occidentale, in questo caso della Chiesa Cattolica, ma ricordiamoci
il suo declinarsi in politica nella DC di sinistra. Ecco, scriveva circa l'Islam Dossetti: non so se voi vi rendete conto, cioè parlava i preti, di quel che significa per il nostro paese, inserito nel Mediterraneo a poche centinaia di chilometri dalla sponda africana, l'Islam. L'Islam ha una formulazione religiosa incomparabile, di una semplicità che può soddisfare i bisogni fondamentali dell'uomo e la sua intelligenza razionale. È un monoteismo puro, pur nella sua espressione più radicale, facilmente convertibile in una forma di secolarizzazione aggressiva. Quindi con una carica poi demografica enorme e con una esigenza di espansione incoercibile. Altro che comunismo. So che ci possono essere formule più domestiche o domesticabili, ma non il nocciolo duro dell'Islam. Così Giuseppe Dossetti. Questo ha portato a dove siamo noi oggi. In Francia, negli scorsi due anni, sono state incendiate 70 chiese. Vittorio, se riesci un minuto a chiudere, grazie. Ecco, vado a chiudere. La politica di appeasement, che porta questa linea politica e culturale, che è la stessa delle Nazioni Unite su un altro fronte, alla nazificazione di Israele, ok? E quindi all'assoluzione delle vittime, rispetto a cui noi, come da buon tradizionale secolare archetipo, per essere buoni, cioè essere, aver dignità, esistere, dobbiamo soltanto discolparci. Prima dovevamo toglierci dall'ebraismo, toglierci dall'ebraismo religioso, ma fare quello culturale. Adesso dobbiamo dissociarci da Israele. Ecco, questa qui è la linea che è pericolosissima, non soltanto per noi e in primis per noi, ma è pericolosissima per ogni democrazia occidentale, ed è la sfida in atto, sfida drammaticamente in atto in Francia, ma non così, non in atto qui, perché le seduzioni, vi ho detto, della corruzione di questi stati sono in atto sotto i nostri occhi, così di come certe forze politiche, di certe forze del mondo cattolico, tutt'altro che minoritarie, perché sono quelle viste come progressiste, prevede la tolleranza verso i musulmani, la tolleranza verso l'immigrazione di massa, che significa tolleranza verso l'antisionismo. Ecco, io credo che noi dovremmo iniziare ad essere, rispetto a questa asserzione, a questa prospettiva, intolleranti e rivendicare per la salvezza nostra delle democrazie liberali in Occidente questa intolleranza. Grazie. Grazie a te, Vittorio. E a questo punto do la parola al professor Ugo Volli, che conosciamo tutti, è scrittore, professore onorario di semiotica del Terzo Università di Torino, adesso in pensione, beato lui, e recentemente è uscito con un libro molto interessante che mi sento di raccomandarvi, che si intitola Mai più usi e abusi del giorno della memoria. E proprio a questo proposito gli chiedo di intervenire per aiutarci un pochino a coniugare tutto quello che abbiamo sentito con il giorno della memoria in funzione di prevenire l'antisionismo, l'antisemitismo. Sei muto, Ugo? Sì, grazie. Adesso mi sono dato voce. Io vorrei riprendere due cose che hanno detto Riccardo Pacifici e prima l'ambasciatore. E sono le due cose fondamentali, cioè chiedere ragione di chi ci ha venduto, di quel che è successo, eccetera. Questa cosa passa nel gergo politico italiano sotto il nome di Lodo Moro. È interessante, vale la pena citarlo qui, che il primo volume, il primo libro con la pretesa di essere un libro scientifico di storia sul Lodo Moro è appena uscito. È uscito un editore di gran prestigio, cioè La Terza, è opera di una storica di padovana che si chiama Valentine Lomellini. Il titolo è Il caso Moro. Lomellini non ci vuole bene. Quando parla dei palestinesi usa il termine resistenza palestinese con la maiuscola e spesso resistenza e basta, che è una cosa che a chi si sente antifascista fa male. Parlando di Israele usa spesso il termine Tel Aviv, eccetera, eccetera. Sono tutte cose inequivocabili, diciamo, che non mi soffermo.
E però questo libro è estremamente interessante perché riprende le carte a partire dagli anni, dalla fine degli anni 60 e fino con appena un accenno alla questione dell'assalto al Tempio di Roma, sostanzialmente dicendo, primo, non è stato Moro, non è stato solo Moro, ma tutta la classe politica italiana, salvo radicali, liberali, repubblicani, era antiisraeliana. Parla di diversi governi, le loro posizioni, eccetera, eccetera, e dicono che le posizioni erano contro Israele. Secondo, in questo libro si citano decine di episodi, in parte episodi contro di noi, in parte episodi di attentati interarabi. Per esempio c'è stato non me lo ricordavo, non lo sapevo, c'è stato un omicidio alla stazione centrale di Milano di un emigrato libico, non ebreo, ma anti-Gheddafi ad opera di un agente di Gheddafi che poi è stato catturato in Francia. Quello che è successo in Italia, in Francia e dappertutto, segue uno schema estremamente semplice, possibilmente non catturare nessuno, se si cattura qualcuno, liberarlo più rapidamente possibile, rimandarlo a casa vuol dire spesso in Libia, perché poi era la Libia, come ha detto Riccardo, il punto fondamentale, fare pressioni dirette sui giudici, ci sono i documenti di pressioni dirette dei politici sui giudici, se i giudici non ci stanno, graziarli. Il presidente Leone graziò i tre responsabili di un trasporto di armi a Roma, eccetera, eccetera. Questa cosa incomincia in maniera almeno massiccia nel 72-73. Ci fu un gruppo di in teoria dissidenti palestinesi che cercò di tirar giù, cioè fu catturata Ostia con i lanciarazzi per tirar giù l'aereo in cui Golda Meir veniva in Italia in visita. Furono mandati a casa dopo un mese o due. Fare in modo di non trattenerli, di non punirli, di accettare l'idea che i paesi arabi cui si riconsegnavano ci avrebbero pensato loro. Lo schema è anche quello ovviamente di Klinghoffer, che ha ricordato, e della nave sequestrata che ha ricordato l'ambasciatore. Questa cosa fu condivisa da Moro come ministro degli esteri, da Rumor in maniera molto 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 forte, da Craxi naturalmente e dagli ambienti socialisti. Fu appoggiata fuori dalla maggioranza dal PC. Fu una politica costante del paese, che sfiorò anche quando era ministro degli esteri perfino Pietro Nenni, che pure non era un nostro nemico. Allora la questione secondo me è quella di capire le ragioni di questa politica che è italiana ma che è anche francese. Non so, Andreotti, nel caso di quel libico che ammazzò l'altro libico alla stazione centrale di Milano, evitò di fare la domanda di estradizione, che fu trovata in Francia. Andreotti chiamò l'ambasciatore francese, ci sono le veline, e gli disse: guarda, io ti mando non posso non chiedere l'estradizione, però te la mando l'ultimo giorno alle 11 di sera, così voi non la ricevete in tempo e lo liberate. Questo è il... Cioè ci fu una politica costante di subordinazione dell'Italia, della Francia, eccetera, al terrorismo,
ci fu l'idea che il terrorismo fosse in realtà dipendente soprattutto dagli stati arabi, ci fu un rifiuto di prendere atto del fatto che gli stati arabi che poi armavano i terroristi erano a loro volta armati dall'Unione Sovietica e dai servizi segreti satelliti, ci fu un tentativo di tirarsi fuori il più possibile dalle proprie responsabilità, anche a costo di quello che è successo nel 73, per esempio, dell'attentato di Fiumicino, del secondo attentato di Fiumicino, dell'attentato alla sinagoga e così via. Cioè, è più di averci venduto. Ci fu una politica organica di collaborazione dei primi ministri, dei ministri degli esteri, dei ministri della giustizia, dei ministri degli interni con il terrorismo arabo, in parte per le ragioni che ha detto Vittorio, in parte per viltà. In parte, questo è il sospetto che è difficile levarsi, anche per antisemitismo, nel senso che poi uno deve anche chiedersi cosa faceva Moro prima della liberazione d'Italia, che posizione avevano tutta questa classe politica, da dove veniva ai tempi del fascismo, cosa ha fatto, quante di costoro hanno avuto qualche rapporto con la resistenza, eccetera. La risposta è chiarissima. Sono delle persone che sono nate fasciste, perché questo va detto anche di Aldo Moro, e sono rimaste fasciste, almeno per certi aspetti. Nella grande idea dell'Italia proletaria, per citare Mussolini, che innalza la spada dell'Islam. Allora, questa è una continuità storica di questo paese, non esce dal libro che ho citato, che però va guardato con molta attenzione, con molti nei dettagli, ma che è una continuità della politica italiana che è durata fino a quando tutti questi signori sono andati in rovina, chi per Mani Pulite, chi per le rivolte arabe che ne ha fatto strame, come nel caso di Gheddafi, eccetera, eccetera. E per fortuna si è voltato pagina, ma questo voltare pagina è stato in parte merito delle lotte che abbiamo condotto, che anche, non so, Riccardo, eccetera, di quello che abbiamo fatto noi, ma è stato soprattutto il merito di un cambiamento storico che ha reso questa cosa la tirata fuori dal nostro panorama politico italiano. Questa è una cosa su cui bisogna pensare, è importante, manca una storiografia su questa cosa. Noi dobbiamo, il libro di cui sto parlando è interessante perché cerca in qualche modo di disinnescare il senso del Lodo Moro, prende ha un punto di vista di tipo di sinistra, molto chiaramente questa studiosa è una storica del PC sostanzialmente e delle sue cose, ma prende il punto di vista dei servizi segreti, si basa su quello ed è una cosa che toglie, diciamo disinnesca quello che Cossiga ha cercato di dimostrare, eccetera. Noi dobbiamo ricercare di riscrivere la storia d'Italia di quegli anni, mettendo in evidenza i problemi che ci sono, non solo sul piano giornalistico, perché ormai questa cosa può essere giornalismo, ma soprattutto sul piano storico e scientifico. Noi abbiamo bisogno di una storia di quegli anni che racconti per bene queste cose. Chiudo qui perché siamo in gravissimo ritardo e quindi lascio la parola a Davide Romano. Grazie mille, professor Volli. Io faccio solo una considerazione, poi dopo do la parola ad Ariela. Anzi, diamo subito la parola a Ariela Pettelli, che voleva puntualizzare una cosa riguardo a tre interventi fa. Sì. Io no, visto che appunto, come giustamente sottolineavano Dureghello e Pacifici,
riguardo appunto all'impatto che l'attentato ha avuto sull'identità degli ebrei romani, non posso che ricordare la figura di Ralph Toaff, a cui è toccato appunto il dovere di essere una guida e di guidare la comunità ebraica di Roma in questo momento e oltre, proprio in una, come dire, in una, come quella che ha definito Riccardo, forse una rinascita di un'identità. E poi, a proposito di la più volte citata visita di Arafat, che la stampa ebraica ha definito sin da prima appunto dell'attentato la trionfalistica visita di Arafat a Roma tra applausi e violini, e non possiamo che ricordare il Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini e i radicali di Marco Pannella e Emma Bonino che si rifiutarono di incontrarlo. Ecco, volevo solo aggiungere questo. E di Toaff che non voleva Pertini al funerale di Stefano Rascia. Sì, fu un episodio di cui si parlò. Tra l'altro, voglio dire, a proposito di parlare, noi adesso oggi abbiamo fatto una ottima discussione, abbiamo approfondito molti dei temi legati all'attentato a Roma. Stavo riflettendo, voglio condividere con voi questa cosa. Voi pensate quanto si è parlato in questi anni della presunta trattativa Stato-mafia? Dibattiti, film, programmi televisivi, eccetera, eccetera, e pensate invece quanto poco si è parlato dell'attentato alla sinagoga di Roma e a questa vera e propria trattativa Stato-terrorismo. Quindi questo proprio per dare il senso anche di come veramente l'informazione in cui ci muoviamo in Italia, ma anche temo a livello europeo, non sia cambiato un granché. Abbiamo degli amici, per fortuna, sicuramente, come diceva Ravib all'inizio, la situazione è sicuramente è sideralmente migliore rispetto all'82, non c'è paragone, però ci sono ancora tanti punti oscuri da chiarire e che fanno un po' paura, sinceramente, perché che ci siano ancora oggi, dopo tanti anni, dopo 40 anni ormai, voglio dire, sono persone che ormai c'era dentro non risponderà più, perché comunque ormai o non c'è più o comunque non si occupa più di queste cose, comunque sono passati tanti anni, ebbene fa effetto che ancora oggi questi temi non si vogliono affrontare. A questo punto, Paola, se tu mi confermi, se ci sono delle domande nella chat, lasciamo un attimo la parola ai nostri ascoltatori. Sei muta, Paola, attenzione. Devo parlare in diretta, scusami, ero con Emanuele Serramar. Ecco, io gli do la parola nel caso volesse partecipare. Perché allora, un attimino. Intanto prendiamo le domande del pubblico. Abbiamo aperto la chat, se qualcuno vuole prenotarsi può farlo via chat. Emanuele, vuoi prendere la parola? Mi senti? Sì, benissimo. Sì, vai. Mi raccomando, rapidi, perché abbiamo anche tante altre persone e abbiamo poco tempo. Emanuele? Ah, sei muto, Emanuele. Allora. Mi senti? Adesso sì, vai. Avevo abbassato la mano poi, ma ringrazio Paola. È stato fatto un accenno a certi correligionari e poi è stato anche detto che oggi siamo apparentemente tutti d'accordo. Io ricordo il famoso articolo di Natalia Ginzburg, Davide discolpati, che è stato sicuramente micidiale per il nostro mondo. Vorrei che qualcuno degli oratori parlasse anche di questo, grazie. Facciamo magari 3-4 domande, Paola, e poi... Abbiamo una richiesta da parte di Josef Oscar. Josef? Ha chiesto la parola. Ti puoi smutare, Josef? Sì, mi sentite? Sì, benissimo, sì. Prego. Ecco, allora, io vorrei soltanto dare uno spunto a tutti. Quando si parla della doppia identità, italiani oppure israeliani, o se amiamo uno o l'altro.
voglio ricordare che è stato un ebreo triestino di nome Ettore Schmidt a chiamarsi Italo Svevo. Si può essere Italo e si può essere Svevo. E poi diamo la parola a Jonathan Della Rocca. Jonathan, ci sei? Sì, grazie. Ciao Paola, ciao a tutti. Ho sentito gli interventi, prima quasi tutti gli interventi, vorrei che mi ha fatto molto piacere soprattutto la ricostruzione del professor Ugo Vogli, a cui vorrei aggiungere un'altra cosa molto importante, che ci fu il caso Kappler, e sul caso Kappler, quando ci fu la fuga dall'ospedale militare del Celio molto discussa, pure lì si parla, non so se ci stanno i documenti, però è uscito un volume qualche anno fa di un accordo dal ministro Andreotti e il ministro Lattanzio e un ministro tedesco per la restituzione di Kappler in cambio di denaro da parte della Germania verso l'Italia, per cui questo è un altro tassello che si aggiunge alla politica democristiana che ne hanno fatto spese gli ebrei, e là è ovviamente uno dei principali responsabili della deportazione degli ebrei da Roma nel 1943. Grazie a tutti. Grazie Jonathan, dare la parola a Cecilia Nizza. Così. Salve a tutti, qua sono già le 8, comunque devo dire che sono molto felice di aver assistito a questo dibattito, perché per una volta si è detto quello che bisognava dire. Volevo aggiungere una piccola cosa, la cosa che mi ha più colpito in quell'82 maledetto. Per il 25 settembre, quindi prima dell'attentato, era il compleanno di Pertini, e siccome tutti i giornalisti dovevano sempre andare a leccargli i piedi, gli hanno detto: Presidente, quali sono i due ricordi, uno bello e uno brutto di quest'anno? Lui ha detto: quello bello era la Coppa del Mondo che l'Italia aveva vinto a giugno, e quello brutto Sabra e Shatila, però non bisogna cadere nell'antisemitismo. Io, che ho vissuto quel periodo intensamente, con grande dolore, penso che questa frase, insieme al famoso appello dei nostri cari amici, siano stati l'elemento che ha creato questa ondata di antisemitismo. E che io volevo ricordarlo, anche perché per me Pertini, da quel giorno, anzi già prima, perché avevo portato una classe in visita al Quirinale, pensando che lui accogliesse gli studenti, invece ho visto una personalità veramente insopportabile. C'erano 400 allievi, lui non ha degnato neanche di un ringraziamento agli insegnanti che andavano. Quindi era una personalità, fino a oggi tutti, Pertini. Per me Pertini era un disgraziato, e lo voglio dire. Lo posso dire qua perché penso che sarete d'accordo. Quindi ci tenevo a ricordare questo, perché l'antisemitismo, oramai io lo chiamo antiebraismo, non chiamo più né antisemitismo né antisraelianismo. Antiebraismo perché è lo stesso sentimento che ci accompagna da sempre. E grazie per questa bella serata, bella, brutta, voglio dire, bella perché ognuno ha detto quello che voleva dire, e purtroppo dolorosa per il significato che ha. Grazie Cecilia, e prenderei un'altra domanda di Mauro Di Castro. Se poi intanto gli oratori vogliono organizzarsi, chi rispondere eventualmente? E allora Mauro, puoi smutarti, ti aiuto. Che fine ha fatto Mauro Di Castro? Eccomi, ti ringrazio per la parola. Guarda,
parzialmente Cecilia Nizia mi ha preceduto. C'è una responsabilità, secondo me, iniziale in tutto, iniziale si fa per dire, in tutto quello che è successo. Ed è il discorso, il messaggio del Capodanno 1981 del Presidente Pertini. Leggo solamente tre righe che non sono decontestualizzate assolutamente dal resto del discorso. Siamo preoccupati di quanto sta avvenendo nel Medio Oriente, un focolaio di guerra che è acceso tra Iraq e Iran. Israele ha occupato ed occupa territori altrui. Ora, io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei, quando erano perseguitati. Ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente, dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei. Questo fu il segnale di inizio di una campagna di stampa che aveva solo come contraltare, come termine di paragone, quella del 1938. Io all'epoca avevo 28 anni e stavo a Roma. Da quel momento abbiamo saputo, forse Riccardo Pacifici e qualcun altro lo potrà confermare, sapevamo che qualche cosa sarebbe accaduto, non sapevamo dove, lo potevamo immaginare, non sapevamo quando, ma soprattutto dopo l'attentato alla sinagoga di Milano di Via Castalla abbiamo avuto la certezza che di lì a poco sarebbe capitato qualche cosa. Sono d'accordo con Cecilia Nizza sulle terribili responsabilità del presidente di allora, Sandro Pertini, che a un certo punto disse anche, quando si accorse dell'ondata di antisemitismo, cercò di fare macchina indietro dicendo: non vorrei che le mie parole fossero strumentalizzate in senso antisemita. Ma ormai era tardi. Grazie. Abbiamo un altro intervento. Vedo il scritto iPhone di Adelindo. Può smutarsi, così presentarsi. Sì, ciao, buonasera da Massa Carrara. Grazie. Vuoi aprire gentilmente il video? Sì, già aperto. Sì, grazie. Chiedo scusa. Prego. No, scusatemi. Grazie intanto agli organizzatori perché è sempre un'opportunità per imparare cose che sono note ma non sono mai acquisite a sufficienza. Saluto i relatori. Quello che mi sovviene è capire ai giorni nostri quale codice di comportamento ci dobbiamo dare, chi come meno non è ebreo e chi fa parte invece della comunità ebraica, nei confronti di interni che si alternano nel nostro paese e quando si devono dare alle Nazioni Unite, guarda caso, come ci ha fatto notare l'ambasciatore anche recentemente, hanno una posizione ipocrita quando va bene di astensione alle risoluzioni contro Israele e purtroppo invece a volte anche votando spesso contro. Quindi se è pur vero che c'è un'amicizia molto solida tra i nostri paesi, e quando potrà essere sviluppata invece una nostra azione di critica ferrea a tutti i parlamentari che conosciamo, con i quali interagiamo e quant'altro, per interrompere questa catena di infamia che si presenta tutte le volte con la bandiera tricolore alle Nazioni Unite? Ecco, era una mia curiosità alla quale al momento non so dare risposta e chiedevo lumi, auspicando poi che si cominci, noi lo faremo a Forte dei Marmi in Versilia, lanceremo una proposta nei prossimi mesi alla creazione con gli artisti del marmo di monumenti alle vittime italiane del terrorismo palestinese, perché a quanto mi risulta, al di là poi delle targhe dove sono stati uccisi gli innocenti, non esiste in Italia qualcuno che ricordi il terrorismo palestinese che ha ucciso italiani, perché è una cosa della quale è un termine che non si può utilizzare. Grazie. Grazie. Diamo la parola a Giordana Terracina. Giordana, riesci? Sì. Ok. Sì, volevo rispondere alla domanda che aveva fatto Jonathan della Rocca in riferimento a Kappler. Esiste della documentazione sul caso Kappler, proprio riguardanti gli anni che vanno dal 76 all'81, ed è una documentazione proprio che parte con la persona di Moro e arriva poi ad Andreotti.
Sul caso di Andreotti ne ha scritto molto Giannulli, che sappiamo si è occupato della commissione, di svariate commissioni di inchiesta, facendo riferimento proprio al noto servizio anche conosciuto come Anello, quindi ad una struttura che vedeva collegato lo Stato italiano con i servizi segreti. Quindi anche qui ci troviamo di fronte all'ennesimo esempio di una visione distorta, di un uso distorto della politica, iniziato sempre in questo caso anche ad opera di Moro. Grazie. Abbiamo un ultimo intervento di Igor Ancona. Sentite tutto quanto? Mi sentite? Benissimo, grazie. Bene, volevo solo chiedere la cosa che non riguarda il passato ma riguarda il presente e il futuro, perché alla fine quello che importa è fare sapere queste cose. Avete detto di chiamare un avvocato, di fare intervenire dei giornalisti o di fare delle conferenze stampe per far sapere tutto questo? Perché l'italiano puro non lo sa e se ce lo raccontiamo fra di noi è bellissimo. Lo sappiamo ormai da qualche mese, però nessuno lo sa in Italia. E secondo me adesso è il momento dove possiamo finalmente dirlo. Perché tramite i social, anche noi se lo raccontiamo, però dovremmo costruirci in una rete per farlo sapere a tutti. Mi sembrerebbe una cosa, un'ottima idea da fare adesso. Perché raccontare il passato è interessante, ma bisogna muoversi per far sì che questo passato non avvenga più. Anzi, che si muova il passato in onore di far smettere queste dicerie. Perché sennò ricadiamo nello stesso star zitti. Quindi la domanda è, avete organizzato qualcosa con la comunità? Ci sono delle cose che interverranno? Ci saranno delle conferenze stampe che a questo punto verranno fatte? C'è un meccanismo per far andare avanti tutto ciò o ce lo stiamo raccontando? È stato bello, anzi è stato brutto episodio, ma come lo Shoah poi verrà niente? Oppure invece in questa occasione verrà fatto tutto ciò preso in considerazione? No, io sono... C'è un avvocato che se ne occuperà? Allora, il messaggio è chiarissimo. Diciamo che in queste settimane, mesi, quando è uscito qualcosa sui giornali, è uscito qualcosa sui giornali molto piccoli, diciamo, molto piccoli. Nei grandi giornaloni non ci sono state grandi attenzioni, ma ovviamente ci lavoreremo. Voglio approfittare per portare il saluto di Walker Magnaggi, che si è collegato, che è presidente della comunità di Ebraica di Milano, che ovviamente è quello che ha creato, diciamo, questo evento, quindi... lo ringraziamo, volevo dare la parola a Vittorio Bendaudi, Davide, che si può venire, e poi Ariela. Direi che non è stato, per se no, cioè, no, direi che... Ariela, sì. Scusate, anche perché sì. Vi devo lasciare che io fra sì. 5 minuti entro da un'altra in un Limud. E volevo fare chiarezza almeno su un paio di questioni che sono state poste, ringraziando davvero tutti e salutando con enorme affetto Daniela Gai e Gati Tascè, che sono collegati con noi e che se vorranno potranno, spero, intervenire. E voglio fare chiarezza su almeno due punti, uno quello sollevato dalla signora Ancona, da Dvora, amichevolmente, perché la comunità di Roma sono 40 anni che si impegna e si sgola per raccontare, per coinvolgere, per condividere la sofferenza e l'indignazione, come è stato giustamente detto, rispetto a un tradimento, rispetto a una vicenda che ancora è una sofferenza aperta nel cuore di tutti quanti noi. Lo facciamo in un momento istituzionale a Roma, proprio in quella data, insieme al Comune, insieme a chi viene a farlo. Facciamo un premio dedicato alla memoria di Stefano Tascè, che vede coinvolte numerosissime scuole. Lo facciamo con la forza da testimonianza dello stesso Gadi e di chiunque altro voglia partecipare. Lo facciamo anche, l'abbiamo fatto anche all'interno del Parlamento in diverse occasioni. Il problema non è quello che facciamo noi, il problema è come si pongono gli altri nei confronti di questa vicenda che, come sarà emerso chiaramente agli occhi di tutti, procura ancora infinito imbarazzo a molti. E di fronte anche a un'attività puntuale di ricerca, di archiviazione, di costante sollecitazione, non ultimo una lettera da me personalmente inviata non più di 2 settimane fa al presidente Draghi, alla presidente Casellati, al presidente Fico e al presidente Urso, che è senatore Urso, che è presidente del Copasir, vede risposte
per carità, garbate e di presa di consapevolezza, ma non risposte concrete all'accertamento dei fatti e alla ricerca dei colpevoli. Quindi, per carità, che non si abbia la percezione che non si stia facendo nulla, quantomeno noi continuiamo a farlo, probabilmente, non lo so, lo facciamo un po' da soli, questo fatemelo dire, c'è un po' di solitudine in questo ricordo, in questa vicenda e anche nelle sollecitazioni che facciamo. Io voglio ringraziare per questo Walker, per essersi messa a disposizione per condividere con una platea più ampia un sentimento comune, perché probabilmente questo può essere lo strumento anche per affermare altre questioni sulle quali non ci sottraiamo di denunciare l'ipocrisia e le nefandezze che vengono di volta in volta compiute. E qui mi rivolgo all'amico di Massa Carrara, Adelindo, perché non ultimo 3 settimane fa c'è stata un'interlocuzione diretta col Ministero degli Esteri dinanzi all'ennesimo voto perverso, nefasto nei confronti di Israele all'ONU. Le vicende sono sotto gli occhi di tutti, le nostre denunce arrivano puntuali e anche con vigore. Purtroppo, ancora una volta, ci troviamo però di fronte a una situazione in cui le risposte che giungono sono sempre risposte poco chiare, poco nette e sicuramente non allineate con i nostri desiderata. Questo è lo stato delle cose, ma che non si abbia la percezione che non si fa, perché vi assicuro che il 70% della mia personale attività e dell'attività di chi mi ha accompagnato anche in questo pomeriggio è teso proprio a denunciare costantemente, a sensibilizzare, a rappresentare una condizione di disagio, non soltanto in termini di vita ebraica, ma anche di corrispondenza rispetto a quella che è la politica del paese, alla nostra condizione di ebrei italiani, come è stato giustamente ricordato da Riccardo, che abbiamo l'obbligo di essere Israele. E l'abbiamo fatto non ultimo a maggio, lo ricorderete probabilmente tutti, a Roma, una grande manifestazione a sostegno di Israele, dove erano presenti tutte le forze politiche del paese, a Roma, l'unica capitale in Europa che ha fatto una cosa con i leader dei partiti e tutti i partiti politici, esattamente, tutti i partiti politici, per rivendicare il diritto di Israele non solo ad esistere, ma ad essere quell'avamposto e quel presidio di democrazia che altri paesi sicuramente non rappresentano anche in Europa. Quindi cerchiamo di essere, per carità, presenti ove più possibile, ma vi assicuro che l'attività c'è e ce n'è tanta, ma con grande, grandissima difficoltà da parte dei nostri interlocutori e alle volte anche dallo stesso mondo ebraico ad essere supportati nelle battaglie che si compiono. Grazie. Un bacio. Grazie. Grazie a te Ruth, non so, c'è Davide Megnagi, un minuto però ciascuno, un minuto Davide Megnagi, Vittorio e poi Vittorio Bendaudi e Riccardo Pacifici. E Giorgio Sacerdoti vorrei evidenziare. E Giorgio Sacerdoti anche. Ma farlo parlare prima Giorgio Sacerdoti e poi dopo. Ok. Vai Giorgio, puoi smutarti. Sì. Scusate, spesso mi collego all'ultimo momento. Ho ascoltato con molto interesse, voglio dire una cosa sull'attualità, continuando il discorso di Ruth, ma voglio ricordare che io nell'82 ero presidente della comunità ebraica di Milano, dove abbiamo avuto un attentato probabilmente di matrice locale diversa in via Upili. Comunque è tutto vero quello del clima politico del paese che rifletteva un clima internazionale pro-arabo ancora di prima di pro-palestinesi anti-israeliani. Voglio ricordare che Arafat ha fatto varie visite in Italia, adesso guardavo su internet, anche nell'88, nel 93. Voglio portarvi questa testimonianza. Ero professore alla Bocconi, di cui Spadolini era presidente, credo che allora era presidente del Senato. C'era un ristorante dei professori, io arrivo lì, c'è Spadolini che mi chiama e si è scusato con me, perché lui non aveva voluto ricevere quella volta Arafat,
e l'aveva salutata in qualche modo solo fuori dalla porta del Senato, eccetera. Per cui lui, che era filo israeliano, però non aveva potuto esimersi in quel clima di incontrare brevemente pure Arafat. No, quello che volevo dire con Ruth è questa ricerca della verità. Ma io adesso parlo come presidente del CTEC, la documentazione contemporanea, anche quella di quegli anni. Bisognerebbe studiare, si fanno commissioni d'inchiesta parlamentari, però abbiamo visto, ammesso che uno lo tenga, anche quella Stato-mafia, finito un po' in niente. Forse dovremmo noi comunità ebraiche stimolare qualcosa come una ricerca indipendente negli archivi, un libro bianco, incaricare uno storico di vaglia come decenni fa si incaricò De Felice a fare la storia degli ebrei di Libia, ancora prima l'Unione, la storia degli ebrei durante il fascismo, cioè mettere dei nostri ricercatori negli archivi pubblici, mandare noi dei giornalisti a intervistare i ministri che ancora dell'epoca che ancora sono in vita, eccetera. Ecco, butto lì questa idea. La comunità di Roma, l'Unione, il CDEC, forse qualche centro di ricerca internazionale indipendente. Grazie e comunque grazie mille per questa serata. Grazie a Giorgio Sacerdoti. Aveva chiesto l'intervento Gadi Altashe, che è ovviamente della famiglia del fratello della vittima che stiamo onorando questa sera, quindi gli do sicuramente la parola. Grazie. E intanto grazie alla comunità di Milano, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, a nome della tutta la mia famiglia. E trovo, anche se non sapevo di questa iniziativa, l'ho saputo per caso, quindi sono contento di aver partecipato. Intanto credo che tutti gli interventi siano stati davvero molto interessanti. E ricollegandomi a quello che diceva poco fa il professor Volli, se non sbaglio, diceva che abbiamo bisogno di riscrivere la storia in qualche modo, e è vero, dobbiamo scrivere la storia. Quello che abbiamo sempre sperato in famiglia è il fatto che questa storia fosse studiata nei licei, studiata nelle scuole, studiata dai ragazzi, perché purtroppo i ragazzi di oggi non sanno nulla. E questo è il primo obiettivo che dovremmo prima di tutto avere, secondo me, perché l'aspetto fondamentale da cui parte poi fondamentalmente l'antisemitismo credo sia un aspetto culturale. Quello che è successo nel 1982 è stata questa grande confusione identitaria tra l'ebreo italiano, l'ebreo israeliano, l'israelita, questa complessa identità, come l'ha chiamata Rav di Segni quando venne Napolitano al Tempio, questa complessa identità va spiegata alla società, che ancora oggi fa confusione. A me è successo pochi mesi fa, quando ci sono state le elezioni in Israele, voglio raccontarvi questo aneddoto. Stavo chiacchierando con un mio amico non ebreo, è un mio carissimo amico, mi conosce da tanti anni, abbiamo condiviso tantissime cose insieme e conosce benissimo la mia storia. Eppure lui a un certo punto mi ha detto: beh, hai votato oggi? Io: no, perché oggi si votava? Dice: no, si votava in Israele, no? Si votavano per le elezioni in Israele. Hai votato? Faccio: no, io sono italiano, nato e cresciuto a Roma, nato e cresciuto in Italia, con la cittadinanza italiana, in Israele ci vado a fare le vacanze, perché dovrei aver votato per il nuovo governo israeliano? Ecco, questo è il primo punto di partenza da cui dovremmo partire ancora oggi. Dal punto di vista invece dell'archivio storico, in archivio ci sono tanti documenti che ho avuto anche modo di poter leggere. Quelli che sono usciti sul Riformista ultimamente li avevo letti già in precedenza, mi avevano già fatto saltare dalla sedia, ma ce ne sono tanti altri che effettivamente andrebbero studiati con particolare attenzione, anche riguardanti le indagini che sono state fatte. Non spetta né a me né probabilmente neanche a voi fare questo tipo di indagine, ma
se il Copasir oggi si è incaricato di riaprire la questione, voglio sperare, spero che questo possa dare veramente un input importante per riaprire quel caso, perché io ho potuto leggere nomi oltre ad Alzomar, ma nomi di altri personaggi giordani e arabi in generale che furono coinvolti nell'attentato, che molto probabilmente furono coinvolti nell'attentato. E credo che sia opportuno che lo Stato italiano vada a fondo in questa storia. Purtroppo, come diceva Ruth Dureghello, si sta facendo il possibile per sollecitare lo Stato, e credo che questo sia il momento più opportuno per farlo. E inoltre mi chiedo come mai ultimamente stanno uscendo fuori questi documenti sui giornali. Sono stati desecretati, credo, nel 2015, se non sbaglio. Mi chiedo come mai stanno uscendo proprio oggi. Io li ho letti probabilmente con colpevole ritardo, in qualche modo, nel senso che ho avuto molto timore di avvicinarmi a questa storia per tanti anni, come immagino sappiate. Però oggi lo sto facendo, ma ci saranno stati sicuramente degli storici e dei giornalisti interessati a fare questa ricerca prima di me. Come mai non hanno avuto questa urgenza e ce l'hanno invece oggi che si sta compiendo il 40° anniversario? Forse perché oggi nessuno può più pagare niente? Forse è per questo che stanno uscendo fuori queste cose? Vi lascio con questa domanda, io vi ringrazio, e grazie per l'iniziativa, spero che ci sarà un'altra occasione per poter parlare. A presto, grazie. Grazie a te, Gadiel. Riccardo, se vuoi un minuto, Riccardo, un minuto però. Davide voleva parlare. David Magnacci, ha alzato la mano. Se volevi, Riccardo, prima tu, comunque, vabbè. Davide, guarda. Allora, vorrei rispondere a Giorgio Sacerdoti, che sarebbe interessante, mi domando come mai il CEDECH fino ad oggi non si è occupato di questa vicenda. Cioè, credo che nella lotta all'antisemitismo un dipartimento molto più ampio dovrebbe essere dedicato oggi all'antisemitismo moderno, che è quello, diciamo, che mette sotto processo lo Stato di Israele. Devo dire che sono molto in imbarazzo, però, perché dobbiamo decidere di stabilire delle regole del gioco, perché come se avessimo... Cioè, io credo che sia anche importante condividere chi dovrà fare queste ricerche, chi dovrà andare in questi archivi, che già da Roma sta avvenendo, e qui già più persone stanno lavorando su più fronti, però è come, io non vorrei poi ritrovarmi che poi dopo le domande e gli articoli vengano poi poste da soggetti che all'epoca stavano dall'altra parte, e lo dico pure, ribadisco, scusatemi, all'interno del mondo ebraico, perché diciamo l'editoriale di Giorgio Sacerdoti del 9 ottobre dell'82 non gli fa onore, e magari ce lo andiamo a rileggere tutti quanti insieme sul bollettino della comunità ebraica di Milano, nel quale lui comunque prendeva le distanze anche sulle responsabilità indirette del governo israeliano in quel filone di attacco degli ebrei buoni, per far vedere agli ebrei quelli, per far vedere che loro comunque non erano come tanti di noi. Mi dispiace, ma su questo non faccio sconti a nessuno. Ultimo aspetto invece, il nostro rapporto con le forze dell'ordine oggi. Credo che sia molto invece importante, proprio perché oggi abbiamo dei rapporti, l'avevo detto nel mio intervento, privilegiati, particolari. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, ha ricevuto un premio dall'European Jewish Association quale modello di tutte le forze. Ricordo che il capo della polizia in Italia non è il capo della polizia, è il capo delle forze dell'ordine. Lui comanda sui temi della sicurezza del paese anche l'arma dei carabinieri e la guardia di finanza. E quindi l'Italia è presa come modello di difesa delle istituzioni ebraiche, sia nell'attività di presidio sul territorio, non esiste sinagoga che non viene, o scuola ebraica che non viene
protetta, cosa che per esempio non avviene in Francia o in tanti altri paesi in Europa, come attività di intelligence, quindi di prevenzione e anche di attività di cooperazione che c'è con i volontari della sicurezza delle nostre comunità. Tant'è, e quindi lo posso già cominciare ad annunciare, che a giugno il capo della polizia, la polizia ha accettato, diciamo, di promuovere un convention su un protocollo europeo, invitando tutti i capi della polizia di Stato europei e quelli americani e israeliani, per stabilire un protocollo di difesa delle istituzioni ebraiche sul modello di quello italiano, che si dovrà fare verosimilmente a giugno. Quindi, forti di questo ottimo rapporto, perché oggi ci sentiamo protetti, abbiamo il dovere e credo oggi abbiamo l'opportunità. Ha detto una cosa giusta Gadi Tashem, mi dispiace dirlo, ma dobbiamo anche su questo essere molto chiari e non politicamente corretti. Oggi non c'è più nessuno che paga giornalisti per fare editoriali contro Israele, che paga organizzazioni di ogni tipo per parlare male di Israele. E grazie a questo che forse oggi riusciamo ad avere più libertà di opinione, anche se, ripeto, i danni che si sono prodotti su una cultura antisionista ed anti-israeliana, quella della kefia, ancora oggi ce la portiamo appresso con un atteggiamento nostalgico da parte di molti leader di quel tempo, di ogni schieramento, che a mio avviso purtroppo ci vorrà ancora del tempo affinché, diciamo, non possano più incidere sulla vita politica del nostro paese. Grazie. Grazie Riccardo. Ultimi telegrammi, Davide Megragi, Vittorio Bendaud, se non mi sbaglio non c'è più altri. Davide Megragi deve potersi smutare. Smutalo. Lo sto smutando. Adesso? Okay. Benissimo, ok, grazie. Vai. No, riprendo le due interventi, quello di Segre e quello di Taché. Io sono contro la demonizzazione interna che spesso esplode tra di noi. Dobbiamo mantenere i confini aperti in qualunque momento. La realtà dell'82 è molto più complessa di quanto non appaia. Anche il mondo ebraico, sia istituzionale che quello esterno, legato ai movimenti politici dell'epoca, ai dibattiti, agli appelli e così via, è estremamente variegato, come anche variegato oggi. Questo è un aspetto legato alla vita ebraica, alla frammentazione della vita ebraica, al modo di identificarsi con l'ebraismo, e il compito delle istituzioni è di saper transitare tutto questo. Io credo che se alcune cose sono profondamente cambiate perché è avvenuto un processo di convergenza, da un lato sicuramente una crescita sia delle istituzioni ebraiche sia degli ebrei in genere che riflettono su questi temi, allo stesso tempo è cambiato il panorama politico, cioè ciò che non si riesce a capire oggi guardando le cose dall'esterno, per chi non ha approfondito sui documenti queste cose, non solo sul dibattito interno alle comunità, è che negli anni 80 e 90 c'era una convergenza politica antisionista estremamente ramificata e variegata, come del resto è emerso in alcuni interventi di questa sera, per cui chi si trovava a operare nelle istituzioni, nelle università, nei partiti, con una sua storia personale legata alla storia delle famiglie, eccetera, al modo in cui l'Italia è uscita dal dopoguerra, al modo in cui gli ebrei italiani in genere hanno costruito la loro identificazione politica e culturale dell'epoca, che inevitabilmente portava le singole persone a vivere delle fratture profonde e a tentare di rivisitare la storia di quell'epoca. Essere consapevoli di questo non è facile, richiede una grande consapevolezza e conoscenza sia della storia sia della cultura e sia anche delle storie familiari. E io penso che su questo noi, dopo questa serata così importante, forse potremmo anche organizzare dei momenti di riflessione più approfonditi sul piano culturale e scientifico, legato al modo in cui le identificazioni si sono andate costruendo in quel periodo e successivamente. Rispetto alla questione che poneva Taché,
È inevitabile che dopo 40 anni, dopo la generazione del deserto, passano in genere sempre una trentina, una quarantina d'anni prima che i documenti possano emergere o prima che la consapevolezza possa emergere. Posso però rassicurarlo che molto del materiale che oggi comincia ad emergere è dovuto al lavoro che il master ha condotto in tutti questi anni, cioè molto dell'attività di ricerca. Abbiamo tanti studenti che lavorano su questo. Stasera ho ascoltato la Giordana Terracina, per esempio, che lavora su aree di questo tipo da tanti anni, ha fatto anche la tesi su questo, nel senso che ha lavorato anche su aspetti di questo tipo, e altri miei studenti. C'è tutto un intenso lavoro che va avanti da una decina di anni. Ovviamente ci sono dei documenti secretati che non è possibile vedere, ci sono i documenti che si possono vedere, bisogna evitare che il materiale che emerga venga utilizzato strumentalmente sul piano politico, ci vuole molta saggezza in tutto questo e dobbiamo costruire memoria anche in questo campo. Per farlo, grazie. La prima cosa da fare, scusami, però non puoi interrompere sempre me mentre gli altri possono parlare come vogliono, non lo dico. Era perché sono le sette e mezza per quello. Lo so benissimo. Ecco, concludo soltanto, quello di cui abbiamo bisogno è abbandonare la cultura dell'incomprensione reciproca per costruire memoria e conoscenza. Era solo questo che volevo dire, nient'altro. Grazie a tutti. Grazie mille, Davide. Vittorio Bendaudo, volevi anche tu aggiungere qualcosa? Che ti eri prenotato? Vado per velocissimo, peraltro ringrazio Davide per aver ricordato il lavoro di Giordana. No, io vorrei dire questo. Noi abbiamo due date che dovremmo utilizzare a livello politico. Politico nel senso più alto del termine, più nobile, più pieno. Quindi non partitico e non da beghe, da ammiccamenti strani. Una data è la data del 30 novembre che lo Stato di Israele ha fissato per ricordare l'espulsione degli ebrei dai paesi arabi, che riguarda buona parte degli ebrei di queste nostre comunità italiane, che riguarda un problema reale della contemporaneità, che riguarda un'analisi su quello che è l'antisemitismo islamico, le strategie islamiche di oppressione dell'altro da sé, e riguarda anche i rapporti tra ebrei e Islam, vecchi e nuovi. Allora, questa data è vitale che noi la facciamo nostra, nelle nostre comunità e anche con i nostri amici, quelli che sono i nostri amici che possono essere interessati, perché questo riguarda il futuro. Questo futuro non è oltre Mediterraneo, questo futuro è in casa nostra. E se non riusciamo a decriptarlo senza false illusioni o false speranze, non saremo in grado di gestire la sfida della nostra sopravvivenza qui. L'altra data è questa. Con buona pace della giornata della memoria, che parla di Shoah, noi non riusciamo a focalizzare, a parlare, a far parlare specialmente fuori dell'antisemitismo. Antisemitismo contemporaneo. Contemporaneo significa... Chiaramente i vari dementi più o meno folcloristici, più o meno comunque insidiosi, sempre restano tali osceni di area iperdestrossa. Ma è molto più difficile parlare di altro. Io credo che sarebbe il caso di creare una giornata di tutte le nostre comunità ebraiche sullo studio dell'antisemitismo contemporaneo per le nostre comunità oggi. E credo che questa data potrebbe essere il 9 ottobre, per ovvie ragioni di questa sera. Ottimi suggerimenti, Vittorio, grazie mille. A questo punto credo che dobbiamo chiudere perché sennò ci denunciate per sequestro di persona, visto che sono già 2:30. Io ringrazio, do solo una nota positiva. Io penso che sui patti di Abramo dobbiamo investire anche su quelli per valorizzarli sul territorio, perché c'è bisogno di dialogo e i patti di Abramo sono sicuramente una cosa che su cui si può costruire, possono essere molto più importanti di quanto la stampa, molto più importanti di quanto la stampa gli dia peso, perché possono essere veramente una chiave per aprire alcune porte che altrimenti ci sarebbero. Grazie mille. Fatti da Trump. Esatto, mi posso anticipare a questo proposito che stiamo lavorando a un appuntamento che speriamo di realizzare nel mese di marzo, proprio su questo, con degli interlocutori del posto per fare il punto di dove sono arrivati questi patti di Abramo e come è migliorato il dialogo e il rispetto anche nei confronti di Israele. Io ringrazio Davide per cui veramente sei stato bravissimo, ringrazio tutti gli oratori
uno più bravo degli altri, la pazienza dei nostri ascoltatori, e vi do appuntamento alla prossima domenica, sempre alle ore 17, e parleremo di come raggiungere l'oggettività nel conflitto tra gli israeliani e i palestinesi, a cura di Cyril Aslanov e Claudia Mazzucato. Grazie mille, grazie, buona serata a tutti, un abbraccio alla famiglia Tascelli. Grazie. Grazie. Arrivederci.